Si parte, anche quest'anno si parte con Linux Day 2023. Benvenuti a tutti quanti. Io mi chiamo Biondiris e sono membro dell'associazione di Orvieto Linux User Group, che ha organizzato insieme al DigiPass questo evento. Allora, innanzitutto parto con i ringraziamenti che sono fondamentali per noi. E vorrei ringraziare il Comune di Orvieto per il patrocinio e la Fondazione Centro Studi Città di Orvieto e il DigiPass che ci hanno nuovamente accolto e ci ospitano qui oggi e in maniera particolare a Liliana Grasso e Giuseppe San Giorgio. Un grazie di cuore per un generoso supporto all'organizzazione dell'evento da parte di Econet, Web Hosting e di Ingegneria Informatica. Inoltre ringraziamo molto il dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico di Orvieto, Lorella Monichini, e in maniera particolare i professori De Ninno, Giuffrida, Ricci e Simoncini, sempre per la loro collaborazione e l'enorme disponibilità. E infine ringrazio tutti i soci del LUG che si sono impegnati a titolo volontario per la riuscita di questo evento. Allora, piacere. Noi siamo Orvieto Linux. Siamo un'associazione di promozione culturale che nasce nel 2005 ad Orvieto. A volontà di alcuni ragazzi vietani che hanno voluto costruire un punto di riferimento locale per Linux e il software libero. Questa associazione è promotrice di manifestazioni come l'evento di oggi, che è dedicato alla diffusione di informazioni, tecniche e filosofie del lato open source dell'informatica tramite conferenze, seminari e incontri formativi. Conosciamo meglio Linux. È un sistema operativo, questo probabilmente già lo sapete. È libero in tutti i suoi aspetti, quindi è scaricabile gratuitamente. E può essere copiato quante volte volete. È modificabile completamente e condivisibile con chiunque. E questo è impiegabile in diversi, cioè in qualsiasi settore, praticamente sia nei sistemi integrati che quelli mobili, Android anche. Allora, che cos'è Linux Day? È una giornata nazionale dedicata al sistema operativo open source Linux. La manifestazione si svolge contemporaneamente in numerose città italiane ed è organizzata localmente dai LUG, Linux User Group, che sono piccole associazioni come la nostra, a cui si fanno riferimento gli utenti. E queste associazioni mettono a disposizione in maniera gratuita il loro tempo e le conoscenze per divulgare la cultura FLOSS. FLOSS vuol dire Free Libre Open Source Software, nei suoi aspetti tecnici, legali e sociali. Ora vediamo il programma della giornata. Allora, è diviso in due parti. La mattina ci sarà questo convegno in cui siamo presenti qui, in questo luogo oggi. Il pomeriggio saremo di nuovo qui, dalle 3 alle 6, e tutti noi membri siamo a disposizione vostra per installare Linux nei computer, per fare una prescrizione per i nostri corsi e fare un punto di formazione anche. Allora, andiamo adesso a scorrere il programma di oggi. Allora, il programma praticamente inizia adesso con l'introduzione a Linux e al mondo open source fatta da Leonardo, e poi a seguire ci sarà Emilio Ugo Giuffrida e ci parlerà di come gestire al meglio le potenzialità
dell'intelligenza artificiale, idee e prospettive dal mondo del free, libre e open source software. Poi seguirà alle 10:30 il Pier Giorgio Ricci con l'intelligenza artificiale dalla mente alla realtà. Poi verso le 11 ci sarà Emanuele Graziosi che ci parlerà praticamente dell'elaborazione del linguaggio naturale con Rasa Open Source. A seguire ci sarà Gabriele Ponzo che ci parlerà di come contribuire al LibreOffice. E infine Marco Esposito con la riproducibilità di software libero nella ricerca sull'intelligenza artificiale. E pomeriggio, come vi dicevo, ci saremo noi con altre attività. Quindi vi prego comunque di ritornare dopo pranzo, comunque non è finito. E infine, se volete contattarci, questi sono i nostri contatti. Benissimo, adesso iniziamo e vi lascio la parola al social. Al moderatore. Va bene. Io... perfetto. Allora, inizierei con Leonardo Vitali che ci introdurrà Linux e al mondo dell'open source. Buongiorno a tutti. Senti. Buongiorno a tutti. Io sono Jonathan, che era sulla slide perché si è ammalato, a cui abbiamo conosciuto guarigione. Sono Leonardo Picchiano. E ho preso una laurea magistrale in informatica, in computer science da Sapienza, e attualmente seguo il corso di dottorato in Sapienza. Mi occupo principalmente di verifica e design di sistemi critici, chiamati server fisici, usando AI e metodi formali. Bello di passare sulla matematica. Sono il vicepresidente e tesoriere dello Piano Linux, e questo è il mio contatto. Leonardo, io ho servito Linux. Ah, intanto, cos'è Linux? Linux è un sistema operativo, cioè potete vedere un po' come un insieme di programmi che sono necessari per far utilizzare con la vostra macchina e farci qualcosa che può essere utile, di lavoro, divertente. E questo è un po' di alternativa ai più comuni sistemi operativi che già conoscete. È il primo rappresentante di quello che si chiama software libero, cioè quel software che viene distribuito con una licenza che permette l'utilizzo, la modifica e la redistribuzione da parte di chiunque, ma anche la diffusione e la propria analisi. Questa è la classica timeline, diciamo, non è molto recente perché attualmente la timeline è veramente molto grande, in 10 slide. E parte da ormai più di 20 anni fa e praticamente rappresenta nel tempo come le distribuzioni si sono evolute e quando sono nate. Se voi cercate su Google semplicemente online dovete trovare un'immagine grandissima e vedere in realtà ad oggi quali sono le distribuzioni più o meno note che è possibile scaricare e installare nel vostro computer. Da qua che è DistroWatch, è un sito dove tra le altre cose viene stata una classifica mensile degli ultimi 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi di quali sono le distro che non si utilizzate. Lo osservo un po' da un periodo anni e vedo che più o meno le distro che stanno nella top 6 o nella top 10 sono ultimamente sempre quelle, quindi MX Linux che deriva da Debian, Mint che deriva da Ubuntu al sesto posto, poi c'è Debian stesso, e Manjaro che invece viene da Arch, che è una versione un po' più user friendly, quindi Arch è un distro Linux dove va tutto installato da zero, quindi riparto con niente, mentre Arch è proprio orientata all'utente di Linux.
Ma partiamo con un po' di storia. Linux viene intanto creato da questo signore qua, che si chiama Linus Torvald, che era un programmatore al tempo finlandese, e al tempo frequentava l'università di Helsinki, se non ricordo male. E essenzialmente che succedeva? Che lui aveva questo operativo che si chiama Linux nelle macchine dell'università, che però non poteva installare, non era possibile utilizzare le macchine commerciali. E quindi a quel punto aveva un po' il problema di come utilizzare questo operativo della propria macchina, quindi che ha pensato molto bene di crearsi un sistema operativo suo, o per meglio dire di creare un kernel suo, che è un po' il nucleo, il cuore del sistema operativo. E quindi si è sviluppato questo nucleo per studiarlo in funzionamento e adattarlo alle proprie esigenze. Dall'altra parte, diciamo, parallelamente, l'altro signore, che è Rita Stallman, trova in realtà GNU, il quadronico significa GNU is not Linux, che è un sistema operativo Unix-like, e sviluppato proprio la finalità di avere del software libero. E a quel punto aveva, diciamo, da una parte di uno Storm che ha fatto il suo nucleo, il suo kernel, che però gli mancava tutto quello che serve un sistema operativo per funzionare, un editor di testo, un compilatore, eccetera eccetera, mentre dall'altro GNU utilizzava il kernel che si chiama GNUhard, e risultava instabile, tuttora risulta instabile, quindi non utilizzabile, quindi a quel punto, diciamo, uno aveva le parti complementari dell'altro. E quindi hanno, diciamo, fuso i due progetti creando quello che si chiama oggi GNU Linux. Ma intanto, perché utilizzare il sistema operativo Linux? Prima cosa, cioè, molti sono sistemi gratuiti, quindi la maggior parte delle distribuzioni è reperibile gratuitamente, dovete utilizzarla come vostro sistema operativo principale, insieme ad altri sistemi operativi, insieme ad altre distribuzioni Linux. Potete utilizzare comunque Debian e Mint sulla stessa macchina, suddividendo il vostro, diciamo, partizione, no? Il vostro artista. I programmi sono per lo più gratuiti, quindi la maggior parte dei gratuiti possono essere utilizzati gratuitamente e al 100% personalizzabili, quindi personalizzare l'interfaccia, i programmi che utilizzate, cercare l'editor di testo che più vi, cioè, vi piace, cercare il produttore audio che più vi piace, comunque più soddisfa quello che vostri requisiti, quindi quello di cui avete bisogno. È molto veloce, quindi è molto più veloce e performante di sistemi operativi che voi già conoscete, e siamo sicuro, comunque molto più sicuro di... E negli anni comunque si lavora e si cerca di migliorare sempre l'affidabilità e la sicurezza del sistema. Ma dove può essere utilizzato? Intanto in ambiente server, diciamo, all'incirca il 70% dei server, dei siti. I siti web ormai sono ospitati su server che montano sempre Linux come sistema operativo. Sulla parte mobile, come ha anticipato Iris, appunto Android, anche la parte di IoT, quello che si chiama Internet of Things, se voi pensate alla Raspberry Pi, potete installare le vostre distribuzioni Linux, anche Debian appunto stessi. E sul desktop è quello che voi, se avete un laptop o una workstation, quello che comunemente si chiama Computer Fix, potete installare la vostra distro e utilizzarlo. E potete anche avere anche una serie di software che utilizzare per, diciamo, di diverse finalità. C'è la sito ufficio, che inizialmente era open office nelle vecchie versioni di Ubuntu. Poi c'è stato quello che si chiama un fork, quindi inizialmente open office è passato da essere, diciamo, libero a proprietario. E quindi da chi voleva perseguire l'idea dell'open source e del software libero, ha creato quello che si chiama LibreOffice, che ad oggi è la suite standard, diciamo, di default in Ubuntu, quando installate Linux Mint più serpenti. Ci sono programmi di grafica, come esempio GIMP, che è molto 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 molto, molto potente per editare, modificare al 100% le vostre immagini e creare anche, diciamo, immagini di altre soluzioni, oppure Escape, che è un programma di audio vettoriale. Anche sulla parte audio, Audacity è per la riduzione e l'editing di file multimediali. Ad esempio, Audacity potete modificare la canzone, diminuirle il tempo, montare, cambiare tonalità. Quindi anche per chi studia musica, è un buon tool. Oppure MixX, che è un tool, diciamo, per la composizione, per il DJ, quindi per la composizione di musica. Quindi, diciamo, di musica e di tracce. Poi la parte multimediale, dove c'è QLC, OpenShot. QLC è per la riproduzione dei video, che probabilmente molti voi già conoscono. E OpenShot è per la composizione di video. Quindi potete comporre, diciamo, il vostro video con più frame, con molte immagini, con musica, eccetera, eccetera. I My Client, questi sono due esempi, sono Thunderbolt Evolution,
Evolution tempo fa era quello di default su Ubuntu, ora è Thunderbird. Essenzialmente si differenziano molto su come organizzano le mail, se volete più e meno sintonizzate, Evolution le mette tutte insieme. Questo a me non piace molto, mentre Thunderbird divide le vostre cartelle per email, quindi ogni mail ha le sue cose in arrivo, che si inviati, bozze, eccetera, eccetera. E poi sono i browser web, ad esempio Chrome e Firefox, che sono tra più noti, ma che sono anche molti altri. E molto altro ancora, questa è solo una piccola panoramica di software per dire per utilizzare gratuitamente. E ho concluso, grazie per l'attenzione. Grazie Renato, e continuiamo con i nostri talk e chiamo Emilio Frida che ci parlerà di come gestire le potenze degli AI. Un momento, istituto tecnico, mi dicevi? Allora, i ragazzi che presentano oggi sono del corso di studi di informatica e telecomunicazioni del Maitani. Siccome il Maiorana Maitani è ormai l'unica istituzione, però i ragazzi che presentano frequentano l'istituto tecnico di informatica e telecomunicazioni. Non fanno le scelte. No, scusate, tengo il guanto, ma ho una infiammazione alla mano destra. Allora, buongiorno. Diciamo che le presentazioni forse sono superflue, però le faccio. Sono Emilio Custodita, lavoro alla Maiorana Maitani come insegnante di informatica. Da quest'anno, con grandissima felicità, è partito il terzo anno dell'Istituto Tecnico di Informatica e Telecomunicazioni, per cui le materie sono aumentate, facciamo sistemi e reti, tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, un nome abbastanza intricato, e telecomunicazioni. Quindi diciamo che lo sforzo che abbiamo iniziato parecchi anni fa per portare a Orvieto l'informatica e le telecomunicazioni sta cominciando a muovere i passi nella direzione che volevamo. Ancora abbiamo bisogno di continuare. Oggi vi parlerò di qualcosa che non è tecnico, perché diciamo c'è tanta roba tecnica oggi di cui discutere. Vi parlerò brevemente di un mio pensiero, di una cosa che è tanto tempo che cerco di portare avanti, ovvero il problema etico, il problema, non dico morale, piuttosto etico, e di funzionalità dell'intelligenza artificiale e nell'utilizzo del software FLOSS, Free Libero Open Source Software, ci possano essere opportunità di ragionamento per evitare che questa eccitazione, no? questa fibrillazione sulla intelligenza artificiale, che è giusta, che è normale, tutte le volte che arriva una rivoluzione
no? Bisogna, soprattutto chi è nel campo, è ovvio che si sente trasportato, vuole provare, vuole fare, però bisogna fare molta attenzione, perché non bisogna mai perdere di vista la retta via, ovvero che la tecnologia è al servizio dell'umanità. Oggi brevemente vi parlerò di, non vi dirò cos'è, sarà una cosa velocissima su cos'è l'intelligenza artificiale, perché il topic non è su cos'è l'intelligenza artificiale, e poi vedremo alcune evoluzioni dell'intelligenza artificiale e quali sono i problemi etici e morali, anche legali, che si sono discussi, stanno discutendo, sui quali diciamo il FLOSS può darci degli spunti di riflessione. Quindi il mio topic oggi è più filosofico che altro. Allora, l'intelligenza artificiale, ormai sapete tutti che è un argomento che stiamo dibattendo in continuazione. Siamo passati dall'intelligenza artificiale come, insomma, negli anni 50, 60, 70, come primi esperimenti di macchine autonome, fino ad arrivare al deep learning di oggi, col vero e proprio boom, ovvero passando per il machine learning, una serie di tecniche per la manipolazione delle informazioni e per l'esecuzione di istruzioni in maniera esplicita, ok? Manipolando grandi quantità di dati, fino ad arrivare al deep learning e al fenomeno ChatGPT, dove ormai le attività diventano sempre più complesse, i sistemi di riconoscimento diventano sempre più intriganti e si parla di macchine a guida autonoma, di sistemi di riconoscimento facciale, identificazione e addirittura di armi letali autonome. Quindi, dal mio punto di vista, oltre alla parte tecnica, dove, ripeto, c'è di tutto e di più, chi ha curiosità può veramente sbizzarrirsi ad entrare in un universo sconfinato, e appunto perché è sconfinato può avere delle zone oscure. Quindi se da un lato abbiamo grandi prospettive di sviluppo nella medicina, nella cultura, nei veicoli a guida autonoma, nei droni del soccorso rapido, si parla di robot disinnescatori, cioè a droni e macchine che disinnescano degli ordigni, ancora ci sono zone purtroppo anche nei Balcani completamente minate con delle mine anti-uomo, insomma, mandare artificiere può essere una roba complicata, ci va una macchina, saltinare la macchina, va bene, ma non solo, io sono siciliano, l'Etna, per esplorare l'Etna durante le eruzioni vulcaniche, perché mandare degli esseri umani si mandano delle macchine, per cui se nella lava cade una macchina, amen, va bene, piangeremo la macchina, ma non piangiamo. Però ci sono nel frattempo degli scenari un po' inquietanti, perché la tecnologia non è accettata da tutta la parte della popolazione, c'è una parte molto entusiasta, cioè noi, quelli che vivono di queste cose, i giovani, i giovanissimi, chi si occupa di queste cose per lavoro, chi è costretto a farlo per lavoro. E quindi diciamo che si parla di perdere i posti di lavoro. I media portano notizie allucinanti, molto spesso edulcorate, molto spesso ingigantite. Ad esempio, chiamano i droni che si usano nei campi di battaglia come robot killer, ma in realtà non sono robot killer. E il riconoscimento facciale, si parla delle famose città di 15 minuti, a Treviso, a Trento, stanno facendo degli esperimenti abbastanza inquietanti con riconoscimento facciale ovunque, microfoni nelle piazze. Per quale motivo? Rende una delle città più bassa densità criminale del mondo. Quindi, molti cominciano a dirsi, ma per quale motivo? Stiamo sperimentando qualcosa di vero? Oppure può succedere qualcosa di brutto per la nostra umanità? Infatti, si parla anche di video deepfake, di armi autonome e di violazione della privacy. Insomma, se da un lato abbiamo enormi opportunità di crescita, di sviluppo, di conoscenza, di autonomia, dall'altra parte, bisogna chiedersi, questo lo dico ai giovani naturalmente, no? Soprattutto ai giovani che usano la tecnologia in lungo e largo, cosa accadrebbe se l'intelligenza artificiale e le sue piattaforme finissero nelle mani di persone senza scrupoli, nelle mani sbagliate? Naturalmente l'intelligenza artificiale nasce come ricerca scientifica, per cui i centri universitari sono quelli che danno la spinta, danno le idee, no? Danno la linfa, ed è giusto che ci siano, anzi, senza centri di ricerca non si fa nulla. Però, quando poi si passa alle applicazioni industriali, lì è il momento in cui dovrebbe intervenire il legislatore, nel nostro caso l'Unione Europea, per dire attenzione, perché dobbiamo ricordarci tutta una serie di principi che
che non possono essere derogati. E infatti occorre centri di sviluppo neutrali per lo sviluppo di tecnologie che siano responsabili, inclusivi e democratici. Mi sono imbattuto in una serie di articoli molto interessanti che parlano della Svizzera come di uno dei centri di ricerca indipendente più, più all'avanguardia, più sensibile a questi problemi. E in particolare esiste già l'Health Ethics and Policy Lab del Politecnico Federale di Zurigo, che ha provato a tracciare una serie di linee guida a partire dal 2018, anzi dal 2017, che poi sono sfociate addirittura in una proposta di legge al Parlamento europeo nel giugno del 2023 su come iniziare a regolamentare le intelligenze artificiali. Insomma, dovremmo fare i conti con queste cose. Al momento, però, qual è il problema fondamentale? Che il problema etico e morale lo possiamo applicare in maniera abbastanza, come si dice in inglese, straightforward, ovvero diretto, senza tanti fronzoli, ai paesi europei. Perché i paesi europei aderiscono a una serie di regole comuni, condivise. La morale e l'etica, purtroppo, spostandosi di 1.000-1.500 km, varia completamente. Vi porto un esempio. Se ci spostassimo in paesi come l'Iran, adesso, è normale, è etico, è morale, no? Condannare a morte qualcuno. O lapidare qualcuno. Dicevo, è normale, morale, etico, pensare che la donna abbia un ruolo subordinato all'uomo. Da noi non è più accettato, quindi la morale e l'etica, purtroppo, a livello universale non è accettato. Negli Stati Uniti è morale ed etico girare armati e sparare a chi vi viene addosso. Qua da noi non è consentito il porto d'armi. Mi spiego, quindi bisogna capire come fare. Quindi dice qui che alla luce delle grandi differenze tra politiche di base si applicano ai singoli paesi, è difficile, c'è grande incertezza sulla regolamentazione internazionale delle intelligenze artificiali. Però, diciamo, bisogna in ogni caso, almeno nel settore europeo, garantire trasparenza, giustizia ed equità, prevenzione dei danni, responsabilità e poi la famosa privacy. Pensate che addirittura Google nel 2021 ha completamente licenziato, totalmente interrotto, licenziato due collaboratori che avevano scritto degli articoli un po', diciamo, particolari. In particolare, la dottoressa Gebru, considerata una delle più brillanti ricercatrici, un articolo ha scritto che aveva messo in guardia sulla pericolosità dei modelli linguistici troppo vasti sulla base dei modelli di ricerca di Google del suo business. Perché? Lei diceva che il linguaggio razzista, sessista e offensivo del web potrebbe finire all'interno, diciamo, dei modelli elaborati dalle intelligenze artificiali, che potrebbero prenderlo come un linguaggio ufficiale. Per cui il linguaggio volgare, veramente volgare, che gira soprattutto su certe piattaforme, potrebbe essere fagocitato dalle IA che lo prenderebbero, cioè le IA che ti potrebbero andare a fare. Spiego? Più o meno. E poi ci sono le balle più colossali, ovvero perderemo i nostri posti di lavoro? Non è così. Le IA si usciranno ovunque? Anche questo non è così. E addirittura c'è stato chi penserebbe di tassare le aziende, addirittura i robot, che in certe zone levano il posto di lavoro. Nella bibliografia delle slide che poi condividerò c'è questa bellissima piattaforma svizzera dove c'è una collection enorme di lavori e di idee. Però, credetemi, in particolare, da una serie di attività svolte sui vari territori, la gente non è preoccupata per il posto di lavoro, perché sono molto preoccupati immediatamente per cosa faranno quei loro dati. Ad esempio, sul discorso delle città, 15 minuti, quindi sul riconoscimento facciale continuo in certe zone della città, c'è paura e c'è, come dire, preoccupazione seria per quel che riguarda la privacy dei propri dati. In materia di privacy e diritto penale non siamo stati fermi, cioè la comunità europea non è mai stata ferma, e infatti c'è la Carta Etica Europea per l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari dei loro ambienti, perché in certi posti si parla di automatizzare una parte del processo,
dei processi civili, per esempio, e l'articolo 1 è relativo ai diritti fondamentali, sulla cui base si definisce che il trattamento dei dati giudiziari e delle decisioni deve avere fini chiaramente individuati nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione Europea sui diritti dell'uomo e dalla Convenzione della protezione dei dati personali. Poi, a partire dal 2019, l'OCSE proprio ha stilato delle linee guida intergovernative sulle politiche relative, okay? Sempre fondandosi, basandosi sul fatto che non bisogna mai violare la dignità dell'uomo. E poi c'è il law enforcement. Il law enforcement cos'è? È un modo di dire l'assistenza ai sistemi della legge, no? L'assistenza alle forze dell'ordine. Quanto deve essere ampio il livello di autonomia delle macchine? Quali dati conservare per quanto tempo? Nel caso di sistemi di offesa come ad esempio un taser, a chi è imputabile la responsabilità nel caso in cui gli strumenti dovessero funzionare male? E quanto possono diventare invasivi i metodi di polizia predittiva? Allora, la polizia predittiva tanti anni fa era soltanto all'interno di un film, Minority Report, so chi l'ha visto. Oggi ci sono degli esperimenti molto concreti sulla precrimine, quella che nel film si chiama precrimine, è una cosa un po' inquietante, no? Perché su una base di certi calcoli, di certe diciamo, statistiche, si può cercare di avere un crimine su certe determinate persone, ma in realtà dove possiamo arrivare a questo? Cioè, fin dove possiamo spingerci? Credetemi, non è fantascienza. Ci si sta studiando. Poi il principio della non discriminazione. Le applicazioni dell'intelligenza artificiale non devono riprodurre o aggravare discriminazioni pur esistenti nella società. E quindi far sì che le analisi siano indipendenti. Per questo il problema etico e morale non si può risolvere subito. Principio di qualità e sicurezza al trattamento dei dati, perché chi li tratta? Gli enti certificatori chi sono? E la proprietà intellettuale, che non è da poco, ovvero il problema del rapporto tra tutela dei diritti di proprietà intellettuale e brevettuale di quanti hanno sviluppato il prodotto e la necessità però di rendere trasparente e riproducibile il giudizio. Per non dimenticare poi l'articolo 22 del GDPR che parla del fatto che gli individui hanno diritto a non essere sottoposti a una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato dei propri dati. Cominciare la profilazione. Insomma, nell'era dell'intelligenza artificiale, quali possono essere i vantaggi che il software libero e open source, ma soprattutto la mentalità del software libero e open source può darci, può venire in aiuto nostro? Cioè, non apro l'articolo perché forse sto andando un po' lungo qui dentro, vero? Ok, adesso magari lo apro. È un bellissimo articolo della Software Foundation Europe che in sostanza dice che il problema non è soltanto l'utilizzo di software aperto, cioè io devo poter utilizzare software aperto per poter vedere cosa fa l'intelligenza artificiale, come è fatta, anche per evitare eventuali derive, ma il problema non è soltanto vedere il codice, ma è utilizzare dei metodi corretti per capire come i dati vengono usati, quali dati vengono usati. Cioè il problema sta nella massa dei dati, non solo dell'algoritmo. Perché io posso avere una massa di dati, cioè un algoritmo che riesco a studiare, che riesco a capire, riesco anche a dire ma questa parte non va bene. Però il problema è il reperimento dei dati, la manipolazione e la loro conservazione. Questo è fondamentale. Per cui un progetto molto interessante lo sta portando avanti Mozilla. Mozilla ha investito 30 milioni di dollari in una AI, un progetto AI che sia parte open e poi trustworthy, ovvero della quale ci si possa fidare. In che senso? L'attività di progettazione delle AI aperte prevede una collaborazione col mondo sottostante. Qual è la forza dei sistemi FLOSS? La forza dei sistemi FLOSS è l'orizzontalità, cioè il fatto che non esiste una struttura verticale dalla quale dipende come accade in aziende di software proprietario, ma dove c'è una rigida struttura, ma le aziende di software libero open source hanno, ma da sempre, l'idea che
il bazar famoso di Eric Steven Raymond, contrapposto alla cattedrale, riesce a mettere in atto una serie di collaborazioni, soprattutto di pensiero, per far sì che non ci siano discriminazioni. Diciamo che in questo momento, naturalmente Mozilla non è una ONG, ok? Assolutamente, quindi ha un interesse anche economico ad affrontare certe metodologie, ma dal mio punto di vista, se si volesse partire veramente nello studio di sistemi aperti per poter capire come affrontare le sfide del domani, che ripeto, non sono soltanto algoritmiche, ok? Sembra tutto basato sull'algoritmo, ma in realtà non è così. Non è così. E io spero, infatti, che ad esempio nelle scuole, per quel che mi riguarda, si useranno soltanto intelligenze artificiali o progetti afferenti all'intelligenza artificiale. Io non aggiungo altro perché gli articoli sono interessanti, ma sono molto tecnici. Li metto a corredo della bibliografia. E... se ci sono domande? Nessuna domanda? Prego. Volevo soltanto aggiungere, prego, in merito al discorso delle differenti morali. No? Sì. C'è il famoso caso della guida autonoma delle macchine. Assolutamente. Prego. C'è il famoso caso della guida autonoma delle autovetture che ormai prima o poi diventa realtà. In parte già lo è, già in Tesla hanno parecchio, sono totalmente a mora, insomma. Poi anche lì dipende dalla legislazione, ci sono paesi che lo permettono, altri no. Comunque il punto qual è? C'è un caso, diciamo, teorico, non è neanche troppo. Immaginate una macchina, una Tesla che sta in città e si trova davanti degli impedimenti, tipo una macchina che viene contro mano dall'altro, cioè la sua corsia. Detta se c'ha magari un bambino, a destra sul marciapiede c'ha un anziano e chi la guida è una donna incinta. Ok? Non ha, cioè, fisicamente è possibile che riesca a fermarsi per tempo. Ok? Chiaramente è un paradosso, ma non troppo, perché sono casi che alla fine, specialmente in una grande città, cioè perché Roma, se ce ne vuole praticamente, siamo già tra le vittime degli incidenti stradali, scusate, le vittime dei droni. Quindi la questione qual è? Qual è il danno minore? Meschiando una macchina che viene contro, la donna incinta, sopravvive, per quella là, sopravvive. Acciacco il nonnetto? Ah, cioè, vabbè, perché il nonnetto alla fine, quindi la sua vita sarà fatta, ok. Ma il problema della morale è che noi in Europa magari diremmo il male minore, perché comunque sta parlando di purtroppo fare vittime, forse è il nonnetto. Ma se vai in Giappone dicono che stai lì. In Giappone le persone anziane sono una ricchezza, c'è una cultura totalmente diversa. E quindi loro ti direbbero un bambino, ne fa un altro. Capito? Quindi il discorso morale legato all'intelligenza artificiale è veramente molto profondo e complesso. Ed essendo una cosa che investe in tutto il globo, non è che dice vabbè, la trovamo la soluzione, eh no, perché le culture sono diverse, le abitudini sono diverse, quindi è una cosa molto molto difficile. Comunque a me e gli altri però parlano un po'. Per finire, molto spesso si definiscono intelligenze artificiali dei modelli linguistici. C'è una bella differenza, è grossa differenza, assolutamente. Perché poi, se voi provate con ChatGPT a fare un software, una cosa che provate a fare, va scopiazzando a destra a manca una serie di codici che da soli funzionano, proprio quando cerchi di metterli insieme e fare la linea. Diciamo ancora siamo in una fase molto artificiale e poco intelligente. Ecco. Quindi questo è l'articolo di cui parlavo, che vi invito a leggere, perché dice controllare la tecnologia nell'era dell'intelligenza artificiale, una prospettiva dal lato del software libero, pubblicato sulla Microsoft Foundation Europe. È un'idea chiaramente molto teorica, ok? Perché non mi dà una soluzione pragmatica e immediata, mi dice semplicemente, cioè, guarda, attenzione che non è così banale, no? Rendere... uso il software libero, che sono a posto, non è assolutamente, anche per indicazioni di quelle che diceva Gabriele. E l'articolo interessantissimo, che non abbiamo il tempo di leggere, sul blog di Mozilla, che comunque è una biografia che vi condividerò,
parla di questo investimento di 30 milioni di dollari per soprattutto, diciamo, costruire un ecosistema. Questa è la parte che mi piace tanto. Si parla di ecosistema dell'intelligenza artificiale, dove la parola indipendente non è banale. Ora, volevo dirvi, io purtroppo anche per mia forma mens ce l'ho un po', cioè non mi fido della grande multinazionale, non mi fido di Google, per esempio, non mi fido di Microsoft, non mi fido di Apple, non ce la faccio, sarò io, no? Sono addosso, non ce la faccio. Per cui l'idea è proprio questa: sappiate che Google fagocita tutte le piccole aziende che hanno grandi idee. Magari arriva lì, gli offre 200 milioni di dollari, che per loro sono noccioline, e chiaramente arriva da quattro sbarbati che hanno un'idea grandiosa, arriva Google e dice: guarda, la compro io, 200 milioni di dollari. Quello sviene dalla felicità, finita l'idea, fagocitata. Non mi piace questa cosa. Se si riuscisse veramente a trovare una distribuzione stabile della conoscenza dell'intelligenza artificiale, non dobbiamo solo usarla, dobbiamo conoscerla, soprattutto voi ragazzi che siete più o meno coinvolti nell'informatica a diversi livelli e che siete immersi nella tecnologia H24, perché magari domani studierete, lavorerete in questi settori. Basta, io ho concluso. Seguiamo un altro con il presidente di S. Magrana Maidani, che sono Giacomo D'Armadio e Lorenzo Baggetti, che ci... Paolini, che ci illustreranno un talk dal titolo AI Powered Physical Interaction dalla vita alla realtà. Scusate, io mi porto i saluti del collega Pier Giorgio Ricci, che ha seguito i due studenti della terza IT1 nella realizzazione di questo progetto, che purtroppo si è beccato di influenza. E quindi niente, contro visto intelligenza artificiale, poi un gernetto di sé. Loro sono Giacomo D'Armadi e Lorenzo Paolini. Ma che della terza IT1 dell'Istituto Tecnico Informatica e Telecomunicazioni. Buongiorno, oggi presenteremo appunto il nostro progetto Amigesia. Però iniziamo prima da AI Powered Physical Interaction, che sarebbe la presentazione del nostro prof Pier Giorgio Ricci, che purtroppo oggi non è presente. E quindi appunto vi illustreremo prima di tutto cosa è il physical computing. Allora, il physical computing è un collegamento interdisciplinare tra principalmente delle materie, l'informatica, l'elettronica e l'ingegneria. E è un modo molto pratico per portare le idee nel mondo reale, poiché queste tre materie da sole sono abbastanza limitate. Invece, unendoli insieme, si possono sviluppare progetti molto avanzati. Allora, ci sono dei componenti chiave che girano intorno al physical computing. Possono partire dai sensori che vedete in alto, quindi sono degli strumenti che inviano informazioni in base all'ambiente circostante, possiamo fare l'esempio di un termometro. Poi abbiamo degli attuatori, che invece sono degli strumenti che funzionano in base alle informazioni ricevute, quindi ad esempio dei LED oppure dei micro, no, dei LED o dei motorini, e poi dopo dei microcontrollori, che sono delle schede programmabili, quindi possiamo fare l'esempio di Arduino, che riceve le informazioni e le invia. E infine la parte software che va a gestire questi componenti.
Alcune applicazioni appunto del physical computing possiamo trovarle nell'Internet of Things, che come spiegato prima appunto è l'ecosistema di dispositivi interconnessi, e come diceva appunto anche prima il professor Giuffrida, possono essere applicate anche alla robotica, alle città intelligenti, alla medicina, quindi per apparecchi avanzati appunto per svolgere magari delle operazioni, e alla domotica, quindi all'automatizzazione della casa. Ci sono dei progetti realizzati, quindi ad esempio Glow One, che sono fatti per la realtà virtuale tattile, Prusai 3, che è una stampante 3D open source, OpenVCI è un'interfaccia cervello computer, questa qui, open source, poi Mario Airband, che è un controller gestuale per computer, e infine Tribal Smartwatch, che è un orologio intelligente open source. Allora, ora parliamo dell'intelligenza artificiale applicata al physical computing, perché appunto unire l'intelligenza artificiale al physical computing può portare innumerevoli benefici ai sistemi, perché appunto possono ottimizzare i processi, elaborare dati e possono anche appunto migliorare i risultati che altrimenti sarebbero leggermente meno precisi rispetto all'uso dell'intelligenza artificiale. E appunto la diffusione dei modelli di intelligenza artificiale comporta una serie di rischi, e quindi possiamo iniziare dalla disinformazione, quindi se potrebbe, chiediamo un'informazione, potrebbe darci delle fake news, sulla responsabilità, quindi come diciamo ad esempio prima delle macchine, qualcuno saprà che Google in America ha creato dei taxi con guida autonoma, con dei sensori che non hanno un guidatore. Quindi se dovesse mai succedere un incidente, chi sarebbe la responsabilità, visto che questa macchina non ha nessuno per la guida? Poi, sicurezza e privacy, quindi questa intelligenza artificiale potrebbe essere istruita con delle informazioni private e quindi potrebbe, in base ad alcune domande, potrebbe rispondere ad informazioni che non sono pubbliche. Potrebbe creare dipendenza, quindi farci comandare l'intelligenza artificiale, spegnere il nostro cervello e farci comandare. Saremo tutte macchine in quel momento. E infine bias e discriminazione, quindi ci sono alcune intelligenze artificiali che hanno dei pregiudizi e quindi poi in base alle domande che gli faremo potrebbero rispondere con delle risposte non molto gradevoli in base a come sono istruite. Invece dove arriva l'intelligenza artificiale appunto arriva la razza umana, e in cosa appunto va tutelata? In queste capacità che sono delle competenze esclusivamente legate all'essere umano, come l'innovazione, il problem solving, l'intelligenza emotiva e la creatività. Infatti un umano, provando delle emozioni, può fare dei ragionamenti che sarebbero impossibili da una macchina che appunto è fredda, non riesce a provare delle emozioni forti come quelle umane. Noi della classe 31 abbiamo realizzato un progetto chiamato Michesia, che è un riconoscimento di funghi con l'intelligenza artificiale. E appunto Michesia, non lo abbiamo scelto a caso, perché Miches in greco antico significa fungo, infatti è la radice da cui viene micologo oppure micologia, e IA è semplicemente la contrazione di intelligenza artificiale. Allora, partiamo dal principio. Come ci è venuta questa idea? Allora, nella nostra classe ci sono molti appassionati di funghi, però come immagino saprete la loro raccolta è molto rischiosa e quindi bisogna stare attenti a non raccogliere il fungo sbagliato, anche perché ci sono alcuni funghi che potrebbero contaminare quelli buoni che abbiamo nel cestino, ad esempio. Quindi abbiamo pensato ad un'intelligenza artificiale che può aiutarci in questa attività e abbiamo sviluppato un modello di intelligenza artificiale che appartiene al riconoscimento di immagini. E per semplificare il modello abbiamo ristretto a capo due categorie di funghi e una classe di root. Allora, per ora i tipi di funghi riconosciuti sono appunto due, e sono la Amanita muscaria e il Boletus aereus. Quindi abbiamo scelto due funghi molto conosciuti, il più velenoso da tutti e il più buono da quelli commestibili. Infatti abbiamo pensato anche che Michesia ci potrebbe aiutare, perché appunto è anche sbagliato raccogliere i funghi cattivi, poiché preparano il terreno grazie alle loro spore per quelli buoni. Poi, per l'intelligenza artificiale abbiamo usato Visual Machine e appunto serve per creare dei modelli di intelligenza artificiale che riescono a distinguere le differenze tra due categorie diverse di immagini.
Quindi abbiamo caricato diversi campioni e ognuno dei due tipi di funghi e allenando l'intelligenza artificiale siamo riusciti a far capire la differenza tra la manita e il porcino. Così facendo abbiamo poi collegato tutto quanto con l'Arduino. Allora, sicuramente l'avrete visto all'inizio, di questa scheda Arduino abbiamo collegato appunto LED e fretboard. Ma cos'è Arduino? Arduino è un microcontrollore compreso anche di una parte software. E viene utilizzato per costruire progetti robotica elettronica e viene scritto in linguaggio C nel suo IDE, che è caricato nella stessa scheda. E il progetto Arduino permette ad artisti o designer e progettisti di creare i loro appunto progetti, ma senza dover conoscere le tecniche oppure informatiche, quindi di disporre di molte conoscenze. E infatti Arduino è stato creato appunto per essere facile e da portare di tutti. Poi abbiamo utilizzato P5JS, che è un editor sotto forma di web app che può essere sviluppato in JavaScript, HTML e CSS, e con questo è possibile creare anche disegni o animazioni e visualizzazioni, giochi interattivi con il linguaggio di programmazione e processing. Noi però P5JS l'abbiamo utilizzato come tramite per Teachable Machine Reader di Arduino. Infatti nel codice che abbiamo scritto abbiamo inserito il link che ci viene prodotto da Teachable Machine, che è il modello dell'intelligenza artificiale che abbiamo creato, e infine il leader di Arduino, quindi la porta che viene scritta dopo il codice. Qua invece abbiamo una rappresentazione grafica del nostro sistema. Partendo in alto a sinistra abbiamo l'utente con il fungo. L'utente mostra il fungo alla webcam del computer e tramite il browser comunica con P5JS, che appunto fa da tramite. Il P5JS chiede all'intelligenza artificiale, quindi a Teachable Machine, qual è la classe del fungo, se è una manita, un porcino, oppure un fungo, quindi una persona, insomma, un'immagine che non c'entra niente. Teachable Machine appunto restituisce la classe del fungo a P5JS, che a sua volta si interfaccia con il PC con installato il sistema operativo Debian. Alla fine, tramite P5 Serial Port, che serve per emulare una porta seriale tramite USB, comunica con Arduino, alla quale sono collegate tre LED tramite la breadboard, e in base al fungo si accenderanno i tre LED, rosso se è la manita, giallo se non è riconosciuto e verde in caso fosse un porcino. Queste sono appunto alcune foto del progetto, qua possiamo vedere mentre montiamo i cavi sulla breadboard, qua invece è proprio una prima visuale su Arduino, e infine qua è il sistema una volta completo, quindi collegato con tutto quanto. Poi qui abbiamo inserito un video, visto che questo sistema diciamo non è molto facile da portare, perché tra la scheda di Arduino, la breadboard e poi vari computer con la webcam, abbiamo deciso di portare un video che era molto più semplice.
conosce il punto di nostro. Argomento qui, grazie. La Toscana è il classico bocino. Come potete vedere, il sistema funziona con una scheda Arduino collegata ad una breadboard su una bersaglia USB. Il giallo è quello delle porte e se c'è un incastro in cui il fungo non viene riconosciuto, quindi parte di partenza del sistema. Il LED rosso si accende quando viene riconosciuto il fungo rosso la massa. Il LED verde si accende quando viene riconosciuto il porcino. Adesso mettiamo la prova al sistema. Porcino. Corretto. Amore allo scala. Corretto. Corretto. Amico. Corretto. Porcino. Corretto. Per ora abbiamo appunto alcuni limiti del sistema che principalmente sono stati dettati al fatto che abbiamo dovuto stringere un pochetto la quantità di funghi perché appunto avremmo dovuto cercare molte immagini e non avevamo abbastanza tempo per portarle sino alla dimostrazione. Quindi per ora solo due classi di funghi riconosciute ed eventualmente ci sono dei rari errori di precisione. Poi ovviamente questo sistema dopo Linux Day non verrà per niente abbandonato, ma faremo dei sviluppi futuri, quindi aggiungeremo più categorie di funghi al database del sistema. Aumenteremo la precisione, quindi aggiungeremo più funghi al modello di intelligenza artificiale e infine, grazie alla scuola, come tanti saprete, che verranno creati dei corsi per stampare 3D e grazie a questo verranno creati dei case per Arduino in modo tale che sia uno strumento più portatile. Grazie all'attenzione. Grazie a voi. Pausa? Ok, qualche minuto di pausa e poi riprendiamo. Sì, è stato
tanti anni fa. Non ti ha detto perché? Sì, sì. Ricordavo la paese, tu andavi insieme. Ok, ok. Poi ti sei andato alla fisica. No, la professione è quella di me. Professione. Però mi sa che è una passione. Nostra, la roba Windows. Bueno.
Grazie.
mentale. Non dirà mai più la l'abuso. Thank you.
parte del formato. Ma non si fa la macchina? Grazie.
Buongiorno a tutti. Allora, il natural language processing è uno dei principali campi di applicazione dell'intelligenza artificiale ed è quello che si occupa dell'interazione tra l'uomo e la macchina. Nello specifico, il modo in cui raggiunge questo scopo è quello di consentire al computer di interpretare il linguaggio umano e anche di generarlo, quindi è sia interpretativa che generativa. È alla base di numerosissime applicazioni di utilizzo quotidiano, come ad esempio i motori di ricerca, i chatbot, traduttori, filtri di email e via discorrendo. Esso gioca un ruolo fondamentale nell'automazione di molti processi industriali, nell'analisi dei dati testuali e anche nella creazione di interfacce utenti e intelligenti, poiché per l'appunto consente di interpretare meglio il prodotto dell'utente. Un po' di storia: il natural language processing ha le sue origini tra gli anni 50 e 60, quando dei ricercatori hanno iniziato ad esplorare le modalità per l'elaborazione del linguaggio
umano. Queste prime applicazioni seguivano un approccio strettamente rule-based, quindi basato sul riconoscimento di pattern di testo o variabili che andavano a comporre un albero di conversazioni. In seguito, verso gli anni 80-90, il campo è stato rivoluzionato dall'adozione di metodi statistici che consentivano di addestrare un modello, anche se non necessario una grandissima quantità di dati testuali. Poi a partire dal 2010 si è iniziato ad applicare le reti neurali al mondo del natural language processing. Ciò ha portato a modelli di API più precisi fino ad arrivare ai giorni nostri, dove abbiamo ad esempio GPT-3, che è un modello che ha dimostrato grandi performance. Possiamo dividere l'intero processo della comprensione del linguaggio umano in due step. Il primo è il natural language understanding, ossia trasformare il linguaggio umano e l'input dell'utente in un'informazione che può essere letta dalla macchina. Qui abbiamo due approcci, uno old school e uno neurale. Quello old school, detto anche rule-based, un esempio è una regular expression, espressione regolare, che è in grado di trovare ed estrarre un indirizzo email. Non ha bisogno di dati per l'addestramento, basta solo sapere cosa si cerca e come è composto. L'esecuzione è estremamente rapida, tuttavia non è in grado di gestire delle casistiche che non sono previste in fase di progettazione. L'approccio neurale, invece, un esempio è un modello basato sul trasformatore che classifica il testo in intenti sulla base di esempi precedentemente forniti. Questo modello praticamente, dopo avergli fornito un input, è in grado di dire cosa vuole ottenere l'utente con quell'input. Ha bisogno di molti dati per l'addestramento, è un po' più lento nell'esecuzione rispetto all'approccio rule-based, tuttavia è in grado di gestire anche delle casistiche non previste. Il secondo step poi consiste nella generazione della risposta. Quindi, dato l'andamento della conversazione finora, come può la nostra applicazione NLP decidere qual è la migliore risposta da dare all'utente? L'approccio rule-based in questo caso consiste ad esempio in un dialogue tree con tutte le possibili vie che una conversazione può prendere. Un esempio di questo metodo è il dialogo in qualsiasi videogioco. Funziona molto bene in casi in cui non sono ammessi delle opzioni di dialogo diverse da quelle progettate, quindi in cui anche l'input dell'utente non è libero ma viene selezionato da una set. E anche qui però non è in grado di gestire delle digressioni ed è molto molto difficile sia da estendere che da mantenere data la complessità che può raggiungere questo dialogue tree. L'approccio generale invece, per esempio, è un modello basato anch'esso sul trasformatore che sceglie la risposta basandosi sulla conversazione attuale e anche su tutte quelle con le quali è stato addestrato. Anche qui, come per l'approccio NLU, ha bisogno di un sacco di dati per l'aggiornamento, per l'addestramento, scusate, tuttavia è in grado di gestire delle diversioni. Ora passiamo un po' al punto focale della presentazione, che sono i Conversational System with RASA. RASA è un framework open source basato su Python che consente di implementare un sistema conversazionale in entrambi gli approcci, sia role-based che neurale. Questo rende il framework estremamente versatile e adatto a molti tipi di applicazioni conversazionali. Nello specifico, i sistemi implementabili con questo framework sono detti task-oriented dialogue systems. Task-oriented indica il fatto che lo scopo finale dell'utente è quello di eseguire un task, a prescindere da quale esso sia. Dialogue system invece indica che l'utente interagisce con l'applicazione mediante un dialogo a due vie, quindi lo scrive e l'applicazione risponde. Iniziamo ad analizzare le parti principali di cui è composto il framework e la prima è la pipeline. La pipeline rappresenta tutti gli step da effettuare sul messaggio di input prima di fornire una risposta. La pipeline è contenuta in uno dei file di configurazione da cui vi farò vedere, che è il config.yaml. Le pipeline sono divisibili in tre categorie. La prima sono i tokenizer, sono componenti che si occupano di dividere l'input fornito dall'utente in dei token distinti. Un esempio è: ciao, sono Emanuele,
dato in pasto a questa tokenasia, diventa un array contenente i token ciao, sono e magari. Dopodiché, questo array di token viene dato in pasto ad un featurizer, che sono dei componenti che estraggono le proprietà dei singoli token. Qui vediamo che ciao, input, ci dà in output un array di dati. I dati in blu, come vedete, sono forma 0101, quindi binario, sono dette sparse feature, mentre quelli in rosso sono dette dense feature, che vengono, qui noi le vediamo in forma di numeri float, perché vengono prima processate dal featurizer. La differenza è che le componenti sparse indicano un array nei quali i dati sono principalmente degli zeri, o comunque ogni bit indica una proprietà. Ad esempio, per la parola ciao, questo bit potrebbe stare a indicare il fatto che la prima lettera è una maiuscola. Mentre le proprietà dense rappresentano proprietà proprie della parola, che vengono dedotte a partire dai dati del testamento. E infine, questo array binario viene dato in pasto al classifier, che è un modello che viene utilizzato per assegnare delle label agli input dell'utente. E queste label si dividono in intents ed entities. Gli intents rappresentano l'intento della frase data in input dall'utente, ciò che l'utente voleva ottenere scrivendo quella frase. Ad esempio, voglio comprare una pizza, ha come intent l'acquisto della pizza, semplicemente. Mentre entities sono dei dati che è possibile estrarre da questo testo. Voglio comprare una pizza margherita, margherita è il tipo di pizza ed è un'entità. Mentre un'altra configurazione molto importante sono le policies, anch'esse contenute nel file config.yaml, e sono le politiche con le quali l'assistente sceglie la risposta da dare all'utente. Le principali sono la view policy, che impone un approccio strettamente rule-based sulla parte di quanto contenuto in un file di addestramento detto rules.yaml, e in questo caso le risposte che l'assistente fornirà hanno una confidence pari a 1, vuol dire quindi che il modello non avrà incertezze sul fatto fornito all'utente. Un'altra policy molto importante è la memoization policy, che sceglie la risposta da dare ricordando le conversazioni fornite dal programmatore nel file storage.yaml, che andremo a vedere dopo. Anche in questo caso la confidence raggiunge il valore pari a 1. E infine, forse la più importante per cosa, è la dead policy, trasformer embedded dialer policy. È un'architettura multitask basata su trasformatori per la scelta della risposta. Questo è il modello implementato da RASA per inserire all'interno del framework l'approccio neurale di cui parlavamo prima per la scelta della risposta. Uno dei parametri principali che è possibile configurare per tale policy è detto max history, e è il valore che stabilisce la quantità dei messaggi precedenti della conversazione che il modello dovrà tenere in considerazione per l'addestramento. Ovviamente più è alto, più sarà accurato, però i tempi di addestramento saranno anch'essi maggiori proporzionali. Un altro file molto importante all'interno del framework RASA, oltre al config.yaml, è il domain.yaml, che contiene tutti i dati che definiscono il funzionamento del chatbot. Primo tra tutti vengono definiti qui le responses. RASA non comprende la parte generativa del campo del natural language processing, quindi le risposte gli vanno fornite, oppure sarà necessario integrare dei sistemi generativi esterni. Intents rappresenta tutta la categoria delle cose che un utente può dire, o almeno che noi prevediamo possa dire. Slot sono delle variabili che l'assistente terrà in memoria durante tutto il corso della conversazione. Entities sono quei frammenti di informazione che è possibile estrarre dall'input dell'utente. Mentre le actions sono ciò che ci consentirà di estendere le funzionalità built-in di RASA. E le action vengono scritte in Python. Grazie ad esse è possibile integrare l'assistente con database esterni, API, implementare anche l'application business custom. Passiamo all'addestramento. L'addestramento avviene tramite del file.
NLU.yaml, news.yaml e stories.yaml. Il primo, NLU.yaml, contiene tutta la lista degli intent e degli esempi per ciascuno di essi. Abbiamo qui un esempio nel quale l'intent prenotavolo ha come esempi vorrei prenotare un volo, posso prenotare un volo, desidero prenotare un volo e via discorrendo. Rules.yaml invece contiene tutte quelle regole implementate dalla rule policy per la decisione della risposta dall'utente con confidence uguale a 1. In questo caso abbiamo una rule che va attivata in form, del quale parleremo dopo, ma ha degli step. Quindi quando l'assistente rivela l'intento prenota volo, allora attiva il form. E infine abbiamo stories.yaml che contiene tutti gli esempi di dialoghi sui quali acquistare il modello. Ne abbiamo un esempio da giù nel quale si dà il nome alla story e poi si scrivono tutti gli step della conversazione. È possibile generare questi anche a runtime tramite una modalità di esecuzione di raso detta interactive. Siamo poi ai form, sono quelli di cui parlavo prima. Sono delle action built in di Rasa che consentono una più semplice gestione della raccolta dei dati da parte dell'utente in maniera sequenziale. Ad esempio, come possiamo vedere nell'immagine, se l'utente dice di voler comprare una pizza e noi abbiamo impostato, creato il form per ricevere pizza type e pizza size, dopo aver riconosciuto l'intent acquista pizza, allora l'assistente inizia a rispondere chiedendo uno ad uno i dati mancanti, quindi che tipo di pizza, quanto grande la pizza, e poi in seguito alla fine del form esso viene disattivato e si può effettuare una qualsiasi custom action o dare una risposta all'utente. Per implementarlo, come vedremo adesso, sarà sufficiente dichiararlo all'interno del documento HTML e creare una rule per la sua attivazione. Ora vediamo un piccolo esempio. Il mio assistente, scusate per il sistema operativo un po' così, però purtroppo sono le policy aziendali. Allora, qui abbiamo un piccolo esempio che ho già lanciato, ci vedrà quello quanto vi ho detto prima. Nel config.yaml abbiamo dichiarato la pipeline, questa è la pipeline diciamo, di default che implementa il whitespace tokenizer, che divide la parola il token sulla base degli spazi, poi tutta una serie di featurizer per estrarre le proprietà di cui parlavo prima, e infine il classifier proprietario di Rasa, che è il diet classifier. Anche nelle policy abbiamo implementato tutte le politiche presentate precedentemente. Passiamo poi al domain.yaml. Allora, in questo esempio l'assistente, oltre a una piccola parte di chat nel quale saluta, dice arrivederci e chiede al presente come sta, è possibile avviare la prenotazione di un volo. Infatti dall'intent abbiamo dichiarato questo qua, il prenota volo, che è l'intento con il quale l'utente fa capire al chatbot che vuole avviare il form per la prenotazione del volo. Sono state dichiarate delle entità, quindi città, quello di destinazione, quello di partenza, il form. Questi sono i due required slot per il necessario completamento del form. Dopodiché viene impostato il mapping per i singoli slot, quindi da dove prendere i valori da dare agli slot. In questo caso è la funzionalità di base, che è quella from entity. Quindi quando viene riconosciuta l'entità, l'assistente ne estrae il valore e lo mette all'interno dello slot. Sono state impostate delle response di base e sono state integrate anche le custom action, che vi farò vedere dopo. Nell'NLU.yaml qui abbiamo tutti gli esempi dei vari intent. Non ve li faccio vedere tutti perché è una lista un po' lunga, però ad esempio per il saluto abbiamo dato in ingresso tutta una serie di saluti. Ovviamente questa lista più è estesa e più il nostro assistente sarà in grado di riconoscere un saluto da parte dell'utente. Le rules non sono molte.
però le più importanti sono questa qua per l'attivazione del form, quindi quando viene rilevato l'intent per il lavoro, allora attiva il form, e l'invio del form, quindi questo sta a significare che quando è ricevuto tutte le variabili richieste, allora effettua queste due azioni che sono alter submit, che potrebbe essere sostituita da una custom action con la quale viene effettivamente prenotato il volo, e ulterior slots nel quale vengono ripresentati all'utente gli slot che sono stati configurati. Nelle stories, questo non ve la faccio vedere tutta perché è abbastanza tedioso, ma ci sono degli esempi di dialogo più o meno complessi. E passiamo infine alla reaction, diamo una rapida occhiata, è una classe Python come vedete, e qui ci sono due metodi importanti che sono validate for partenza e validate for destinazione. Queste due funzioni vengono richiamate ogni qualvolta viene riconosciuto un entity di for partenza o for destinazione e o viene configurato uno slot di quei due tipi. E l'unica cosa che fanno è verificare che la città inserita sia presente tra le città permesse, in cui è dichiarato in maniera statica in cima, e ritornare il valore al chatbot. Solo se però il valore è presente. In caso contrario, l'input dell'utente viene praticamente annullato e gli viene richiesto di nuovo di inserire la città. Qui si sarebbe potuto integrare la validazione delle città, ad esempio, con un database esterno per avere dei dati più estesi e precisi. Non vi tedio oltre con la presentazione del codice, vediamo subito un esempio. Ad esempio, vediamo l'input. Ciao. Il chatbot mi risponde che dati non sto, che è una delle risposte che era stata configurata. Non lo vedo. Diciamo. Se riesco a scrivere, magari. Voglio prenotare un volo. E allora lui dovrebbe attivare il form. Quindi mi chiedo da dove devo partire. Partiamo con Roma. E qual è la destinazione Londra? Mi sembra da quello che avevo inserito nel testato. E vediamo come viene applicata la rule di prima. Ora prendo il volo che è l'alter submit e mi mostra gli slot che ho impostato, quindi prendo un volo da Roma a Londra. Per l'applicazione di audio in realtà questo è tutto, ovviamente è estendibile grazie alle custom action con sistemi esterni, quindi l'unico limite diciamo è l'immaginazione un po'. E è tutto. Gabriele Consolo, che è il fondatore e vicepresidente di Libritalia, ci spiegherà come contribuire al progetto di LibreOffice. Buongiorno. Allora, innanzitutto, magari un po' di silenzio, che ti metti. Volevo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto il talk perché sono stati bravissimi, non tanto non solo per il progetto, ma anche per come l'hanno presentato. Sono veramente preparati bene. Poi, come dicevo a loro, io non mi affiderei mai all'intelligenza artificiale per la mia vita, perché quasi mangio il fungo sbagliato, insomma, questo è un altro discorso, però scherzi a parte, il progetto è molto carino e interessante. Anche il talk che mi ha preceduto, bello. Mi ha fatto un po' riflettere perché quando io ero un ragazzino, più piccolo di voi, che imparavo a programmare in Basic, che parliamo di 79-80, è uno dei primi programmi che quando inizia a capire il confronto, no? Fai la classica if, e allora facevi input, dicevi come ti chiami? Gabriele, ah sei brutto, sai che
bambino di 6 anni, vorrei dire, e gli hanno detto, ah, sei bello, cose di questo tipo. Tutto questo per dire una cosa, che come sono cambiati i tempi, cioè io facevo una banale if, una if, tutta if, per... diciamo alla fine era una sorta di interazione anche quella, no? Facevo delle domande, ricevevo delle risposte e poi in base a quello reagivo. Chiaramente questo è un paradigma completamente diverso. Tra l'altro ho visto che c'è anche dei tempi abbastanza, in realtà è computer riportati, però insomma, chiaramente basandosi su tutt'altro tipo di algoritmi. Fatto tutto questo preambolo, io con l'intelligenza artificiale purtroppo non avevo molto a che spartire. In teoria potrei provare ad agganciarci, ma verso la fine. Mi hanno già presentato, forse chi di voi c'era lo scorso anno già mi conosce, quindi diciamo, sono un sistemista, programmatore, fabbricato sistemista, mi occupo di software libero e faccio parte del progetto LibreOffice da quando è nato, in realtà anche da prima di LibreOffice. Oggi vi faccio una domanda, se vi fanno, cioè tra amici, no? Voglio dire, il compleanno tuo, ti faccio un regalo, oppure in generale, non lo so, cioè, ritengo di volerti fare un regalo e te lo faccio. Chi di voi non sente, diciamo, quantomeno il desiderio, la necessità di restituire un favore, un regalo? Cioè, nella vita sociale comune è normale, no? Se uno ti fa un favore, lo sai che tra virgolette sei in debito. Cioè, ci sono debiti e debiti, però comunque se uno ti ha fatto un favore, dicevo, prima o poi, appena posso, magari gli serve qualcosa, gli restituisco il favore. Ecco, questo è lo spirito che c'è dietro il software libero, tutto il software libero. Io oggi chiaramente parlerò di LibreOffice, ma vale per qualunque altro progetto. Quello che sono qui a fare è invitarvi a contribuire, perché, lo spiegherò tra poco, ma restituire, perché il principale è quello che ho appena detto, restituire il favore. Perché voi con LibreOffice, che per chi non lo sapesse, ma per chi non conosce cosa, cioè non conosce LibreOffice, anzi la mano, tutti sapete cos'è LibreOffice? Allora, a volte capita anche qualcuno che dice io non lo so, mi ha lasciato vergognarsi, è un software, magari c'è chi lo conosce. E detto ciò, è un software per l'appunto di Office Automation, no? Che permette di fare videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni e occhio alla nomenclatura, alla terminologia. Io non sopporto quelli che mi dicono ti porto un Excel, oppure ho portato un PowerPoint. No, hai portato una presentazione. Poi come l'hai fatta, sono capi tuoi, sono fatti tuoi. Idem vedo le foglie di calcolo, la stessa cosa per la mia scrittura. Lei diceva, ti porto una panna, ti porto una macchina. Poi quello che è, no, cioè, vado a noleggiare, no, noleggi un'auto, poi quello che ti danno, anche perché spesso lo decidi tu. Bene, perché quindi contribuire, oltre a restituire il favore? La grossa soddisfazione. La soddisfazione perché alla fine vedrete il vostro nome nei credits, un po' come nei film, no? C'è una pagina del progetto di LibreOffice dove ci sono tutti i nomi di quelli che hanno contribuito, che è una pagina interminabile, perché sono migliaia. Però già questa è una prima soddisfazione. Un'altra soddisfazione è sentirsi proprio parte del progetto, cioè dico, quella cosa lì l'ho fatta io. Cioè, LibreOffice da oggi in poi fa questa cosa in più perché l'ho fatta io, o quantomeno l'ho suggerita io. E guardate, questa non è ma forse, è successo, manca a me. Anche io ho proposto, ragazzi, anche io faccio la vostra cosa qua. Io non sono programmatore, ma dovete capire che LibreOffice fa tipo 10 milioni di righe di codice. Non è esattamente un software facile da imparare o da modificare, ma si fa. Vedremo che ci sono anche modi per entrare nel progetto in maniera più semplice, non avere un muro gigantesco davanti alla faccia. Ti senti utile per gli altri, perché se tu hai modificato il software, l'hai migliorato, nello spirito del software libero, quella miglioria che tu hai fatto non è solo per te, è per tutti. Perché la prossima versione è LibreOffice. Tutti, scaricando, avranno quella miglioria, quella funzione nuova. Quindi ti senti utile, hai fatto qualcosa che non è utile solo a te. Ti sai che c'è, a me mi serviva fare questa cosa, però, voglio dire, ormai l'avrei fatta per tutti. Entrando in questo processo, devo andare a conoscere una serie di persone che fanno parte di una community, perché inevitabilmente, chiaramente, di questo si tratta. La cosa bella di questa community è che è diffusa in tutto il mondo, ma proprio tutto il mondo. Tenete presente che io faccio delle riunioni almeno bisettimanali, se non più spesso, e noi dobbiamo scegliere l'orario di pranzo per noi europei. Perché? Perché c'è gente che si collega da Tokyo, che è per 2 sera, e c'è gente che si collega da Brasile,
o dall'America, e per loro è mattina anche magari molto presto. Però con l'unico orario, diciamo, è contento, la regolete tutti, non la devo scappare una, meraviglia. Però ogni venerdì mi tocca sta spalla, no. Che però, in realtà, lo dico così, ma in realtà è sempre un piacere, perché altrimenti lo farei, cioè, se mi diverto lo faccio. Anche questa è una cosa importantissima. Il software libero, cioè, è una cosa che ti deve far divertire. Certo, non è come andare, non so, a giocare, a fare, però comunque è una cosa che, per l'appunto, dal momento che ti dà soddisfazione, lo fai volentieri, cioè, ti dà piacere. Discorso di essere... quindi, essendo una comunità globale, le culture, che vi dicevo prima anche con l'esempio... Cioè, l'esempio che vi ho fatto prima della macchina che deve scegliere di investire, io so che il giapponese predilige l'anziano, perché, come vi ho detto poco fa, le riunioni ci abbiamo dei giapponesi. E io non l'avrei mai saputo, da italiano, se non avessi avuto l'opportunità di fare ogni due settimane almeno delle riunioni con dei giapponesi, ma poi incontravo di persona quest'anno a Bucarest, piuttosto che, per dirvi, fra pochi giorni parto e vado a Città del Messico. Perché? Perché chiaramente la conferenza che in teoria è mondiale, che abbiamo fatto ora a Bucarest, di solito la faccio sempre in Europa. Però l'Europa è l'Europa, l'America Latina, comunque l'America è l'America, e l'Asia è l'Asia. Dovevo anche andare in Indonesia, sulla carta, sì? A ogni modo, insomma, non ce la potevo andare, purtroppo, non legge. Però, insomma, per dirvi che chiaramente c'è una conferenza, diciamo, mondiale che sta in Europa, ma poi gli asiatici si fanno a loro. E l'America si fa loro, e quindi comunque c'è questa città del Messico, ci vado. E quindi conosci un sacco di gente con culture diverse, è una figata estrema per me, cioè non c'è cosa più bella e più arricchente del viaggiare e conoscere persone, anche chiacchierare del più e del meno, cioè non è che per forza devi fare discorsi sui massimi esterni, comunque è una cosa che ti arricchisce molto. Essere riconosciuti, perché poi quando ci si vede di persona, ah, tu sei quello che ha fatto quella funzione, oh, grazie, mi è successo, non me lo sarei mai aspettato. Perché io non è che faccio quelle cose che ho detto, faccio altre cose. Però adesso a Bucarest, un ragazzo americano che parlava come una mitragliatrice, cioè iniziava a sudare, lo capivo, ma tregua. In ogni modo mi ha rinunciato, ma tu sei quello che ha fatto quel talk sulla comparazione tra Word e Writer nell'uso avanzato, dico sì, guarda, io lo sparo a tutti, mi ha fatto vedere dei link nei forum che io non conoscevo, dove io mettevo i miei video, cioè vedete, lui l'ha detto, ma... io sono rimasto così, ed è bellissimo, la cosa che ti senti ancora una volta utile, perché quello che sto facendo ora con voi, no? Sì, lo fai volentieri, poi ti chiedi quando l'hai fatto, servirà qualcosa? Sarà servito? Perché lo chiedi. Ecco, quando ogni tanto ti capita quel cristianello o quella persona, perché anche di cristiano non è un problema, quella persona che ti viene a dire, oh, lo sai che era molto interessante, mi ha dato spunto per fare altre cose, ecco, questa poi divertirsi, accrescere le conoscenze generali ma anche tecniche, perché tu magari inizi a fare quello che vedremo adesso, traduzioni, perché comunque conosci bene un'altra lingua, però non conosci i software per fare le traduzioni, e invece entrando nel progetto ti confronti con altre persone che magari per esempio potrebbero fare traduttori professionisti, quindi accrescere le conoscenze in mille campi possibili, non solo nella programmazione. E può fare curriculum, e lo fa. Abbiamo avuto persone che ci hanno chiesto il certificato di appartenenza alla community perché gli faceva punteggio per un concorso pubblico, giuro, anche perché è stato un problema, perché nessuno mai l'aveva chiesto. Quindi abbiamo dovuto fare ho fatto il template con tipo certificato, no? Si certifica che il tizio Caio in Italia, tra l'altro, questa cosa è successa. Ma poi ci hanno chiesto. Vabbè, sistemare i bug trovati se sei capace lo fanno fare, vedremo, esatto, trovarsi i crediti, fare la differenza, cioè rispetto all'essere piatti, ignavi, come diceva Dante, cioè fare nulla e farsi cadere le cose addosso, tu fai la differenza, tu sei attivo, sei membro attivo, partecipi, è una cosa bella. Abbiamo due progetti nella fondazione, la fondazione si chiama The Document Foundation, scusate, qui non c'è scritto. Sì, c'è qui The Document Foundation, è una fondazione senza scopo di lucro, con sede a Berlino, ma in realtà ha respiro mondiale. I progetti sono due, LibreOffice, scusatemi, e The Document Liberation Project.
Molto probabilmente LibreOffice lo conoscete, il software che probabilmente forse magari l'hanno usato. Ma chi usa LibreOffice, oltre a conoscerlo? Ecco, questo è un po'... Dai, dai, forza! Sulle mani, se è vero, non è vero delle bugie. Pochi, vabbè, no, buoni, dai. Non saprete, forse, che quando usate LibreOffice usate anche questo progetto che è un po' nascosto. Questo progetto si occupa di fare dei componenti chiamati filtri che ci permettono di importare ed esportare, cioè aprire e salvare in tutti i formati, compreso il suo, che tengo a precisare, LibreOffice non ha un suo formato. La famiglia ODF, Open Document Format, non è quella di LibreOffice, è un consorzio esterno di cui fa parte persino Microsoft e Google. Poi non lo implementano, lasciamo stare. Però ne fanno parte, quindi è un consorzio, si chiama Oasis. Quel formato, come tutti gli altri, tra cui quelli di Microsoft, LibreOffice è in grado di aprirli e salvarli grazie a questi componenti, questi moduli di software chiamati filtri, che sono sviluppati all'interno di questo progetto. Vi faccio notare che, cioè per dire, LibreOffice è in grado di aprire i file di Corel Draw, non so se qualcuno, ma ancora si usa, insomma, e tanti altri formati grazie a questo. Ma, e concludo, la cosa bella è che nello spirito del software libero, non è che questi filtri li facciamo per LibreOffice e li finiscono. No. Sono software libero, quindi vengono utilizzati anche altri programmi, tipo Inkscape, Scribus, Caligra e magari anche altri che non sappiamo, perché non è che c'è l'obbligo di venire a dire oh, io uso il tuo software. No. Quindi potrebbero esserci altri software che noi li usano e non lo sappiamo nemmeno. La community, vi ho già detto che ci sono persone da tutte le parti del mondo, la cosa che mi preme sottolineare che non siamo solo sviluppatori o tecnici. Come ho detto, io sarei in teoria un programmatore, ma so, cioè faccio programmini cerchini, faccio automazione industriale, se non è automazione industriale è una cosa molto responsabilizzante, perché magari c'è una persona che usa una macchina e si fa male. Questo sì, ma i programmi sono banali, cioè, rispetto a un programma vero, non so, per cui però questo a parlare milioni di righe contro centinaia, migliaia, quindi ho fatto mille, capite? Quindi non mi sento un... là dentro non, cioè io non ho mai messo mano, ma se una volta ho messo mano al codice LibreOffice ho cambiato, ho spostato un underscore, anche quella è una patch, se vogliamo. Come trae la community? È aperta a tutti e quindi non c'è un ticket d'ingresso, non c'è nulla, non c'è, semplicemente ti affacci, come si dice, vedi quello che ti piace fare, ti proponi, mandi una mail, un messaggio, una chat, Telegram, Matrix, quello che vuoi, RC, lo abbiamo tutte. È chiaro che essere utilizzatore di LibreOffice sarebbe il primo passo, perché cioè, difficilmente tu potrai collaborare a un progetto, no? È un software che manco lo usi, cioè come fai a dire oh, vorrei migliorarlo se manco lo stai usando, quindi cioè, oh, non sai bene neanche cosa fa, se vogliamo, è quello il primo passo sicuramente. Se ti piace e se intravedi lo spirito che vi ho detto, cioè quello di restituire il favore, restituire. Cioè, ricordiamoci, prima non ho detto esplicitamente, LibreOffice è gratuito. E non è come WinZip, che ne so, no? Gratuito per i primi 30 giorni, poi sono andato a sfastidiarti con. Anche lì non capisco perché la gente si ostina a usare cose tipo WinZip, quando c'è 7 zip che è open source. WinRAR, idem, c'è sempre 7 zip che fa tutto. Per dirne uno, no? Quindi, oppure non è tipo alcuni antivirus che è gratuito per uso personale. Bene, grazie, ma in azienda lo paghi, giustamente, perché voglio dire, non è che... Sono scelte commerciali ben precise e non le sto criticando. Voglio dire, ognuno che ha un modello di business che sceglie di avere, voglio dire, alla fine, a fine mese bisogna, no, pagare le bollette, comprare sul mercato e quant'altro, quindi uno sceglie come guadagnare. Però sappiamo che LibreOffice è gratuito per qualunque utilizzo, cioè quindi tu lo puoi scaricare, ci puoi fare le tue cose personali, oppure lo puoi usare in azienda. Io personalmente faccio manuali di macchine industriali, 3, 4, 500 pagine, copie anche così, non ti mai stampato in realtà, ci metto PDF, così qualcuno stampa non fa, e li faccio con LibreOffice. Ma non solo, l'hanno provato pure a farmi fare con Word. Quest'anno giuro, ho 20 anni che non usavo Microsoft Word professionalmente, ho detto vabbè va, proviamo. Non è che dire, ah,
capisco quelli che al contrario devono passare da Microsoft Office a LibreOffice che si lamentano, ma non ci trovo perché sai che quello è tu, beh sì, posso capire, quello che invece no, tu lo fai e ti giù tutto il calendario e dici no, effettivamente li capisco perché ci sono differenze, le funzioni sono le stesse, ma l'interfaccia è totalmente diversa. Noi abbiamo mantenuto la vecchia interfaccia di Concino una volta, anche se c'è l'opzione per mettere le, come si chiama, le schede. Microsoft dal 2003 passò a questa interfaccia ribbon che io ovviamente aborro, ma per abitudine, perché magari è anche una bella cosa, però non mi ci trovo. E soprattutto non è che faccio letterine, no? Grazietto, sottolinea, no. Cioè io faccio un uso della mia scrittura abbastanza parecchio, intensivo, profondo. Cioè il 30% di ciò che scrivo sono riferimenti incrociati, che per chi sa cosa sono, bene, il resto è... Cioè, cose fossero delle formule, cioè io uso la mia scrittura quasi come un foglio di calcolo. Vabbè, detto tutto ciò, quindi gratuitamente voi potete usare LibreOffice anche per farci soldi. Cioè, ognuno di voi magari avrà degli interessi, no? Una passione per dire, cioè, io no, passa, mi piace fare il videomaker. Cioè, che c'entra LibreOffice? Non ti preoccupare. Qualcosa da fare te lo troviamo, perché il videomaker potrebbe essere utile alle conferenze. Registra i video, registra le sessioni, intervista gli oratori, per dire, no? Il videomaker che c'entra? Qualunque passione voi abbiate può essere spesa all'interno di un progetto open source. Nello specifico, chiaramente, tiro la palla al mulino, LibreOffice. Chiaramente ci vuole un po' di tempo libero, però è sempre una merce sempre più rara, però esiste questa cosa, che manda tempo libero e la voglia di farlo e di divertirsi. Allora, ci sono sbagliate ancora, vado un po' veloce perché non voglio farvi tediarvi, ci sono però vari modi di contribuire al progetto, cioè non è che tu debba per forza fare il programmatore, cosa sempre benvenuta e ben accettata. L'ho messa non a caso per ultima. Queste concezioni significa se questa attività può essere utile al progetto LibreOffice, tutte, o anche a Document Liberation Project, alcune. Marketing significa quello che sto facendo. Perché anche se uno pensa al marketing come una cosa legata al mercato, quindi all'industria del software proprietario, non è vero. Marketing è comunque parlare, divulgare, far conoscere il prodotto. Quindi okay? Intervista, lì facevo un seminario, lì stavo in Spagna. Quindi fare conferenze, tenere corsi, promozione global significa globale e locale, perché comunque quello che sto facendo ora io è ripreso dai posti di YouTube, quindi tutto il mondo può vedere questo mio intervento di oggi, quindi è local, tra virgolette. Puoi fare materiale promozionale, io sono bravo a fare paginazione grafica, beh, fai volantini, puoi fare le locandine, puoi fare un sacco di cose. E poi puoi occuparti dei social network, no? Ti metti là, c'è qualcuno che magari interagisce, dice, oh, io però se non riesco a fare questa cosa, gli rispondi, guarda, si fa così, in realtà questo non è marketing che fanno io. Oppure semplicemente, oh, domani c'è il talk di Gabriele Monsalvo dietro, e lo spari su Twitter, TikTok, o c'è un TikTok, Instagram, questo è bello. Documentazione, vedete che quella è lo screenshot del manuale 7 di LibreOffice 7.6, la versione corretta, ecco, non si scrive da solo il manuale. Sta lì perché qualcuno lo scrive. Anche qui serve essere programmatori per scrivere un manuale, no? Si può essere tranquillamente persone non tecniche. Lo sai, qui chiaramente, cioè, so, puoi fare tutta informatica, anche però c'è, giusto? Per cui. Però ripeto, anche nell'informatica sono delle declinazioni, perché guardate che le pagine wiki, chi di voi ha mai modificato una pagina Wikipedia? Alzate ste mani, che ne vedo, no? Ok, pochissimi. Era per fare del bene o per fare trolling? Perché ci sta anche qui per fare del bene, ma benissimo. Per esempio, le pagine wiki hanno una loro sintassi, serve essere programmatori, ma magari uno che fa liceo classico potrebbe, ma non è detto, non avere, diciamo, la formazione ideale per quella cosa lì. Comunque chiunque lo può fare. Quindi, manuale, helping in F1, e lui dice la funzione che stai facendo, come funziona, eccetera, eccetera. Helping.
la generalist mi dice che vabbè, le mailing list per dare supporto, oppure un'altra volta social network. Questo è, diciamo, rientra nell'ambito della documentazione, cioè aiutare gli utenti finali a capire come utilizzare il prodotto. La localizzazione. LibreOffice è il prodotto, scusate, vabbè, qual è? Il software più tradotto al mondo. Cioè LibreOffice è disponibile in 120 lingue, capito? Compreso lo swahili, il veneto, giuro, il sardo. Perché esiste il veneto e il sardo? Perché è software libero. Se uno ha voglia di... c'ha tempo da perdere, e vuole fare l'interfaccia di LibreOffice in abietano, tra virgolette, perché siamo davvero, lo può fare. Non è che dico, no, questa è qui. Accomodati. Nessuno ti viene di fare quello che ti pare. Insomma, chiaro, se vai a fare del male, questo no. Ma se tu aggiungi e arricchisci, accomodati. Tradurre cosa? L'interfaccia di LibreOffice. Cioè voi, se avete LibreOffice, italiano, file, modifica, stampa, no? Chi lo traduce? Io conosco tutti di persona. Walter Mura, Elisabetta, Manuel, Marina, ok? Ma c'è da tradurre anche i manuali, perché i manuali erano scritti da volontari in inglese, poi vanno in tutte le lingue. L'Epinina, l'NF1, l'ho detto, no? Ti dice, ah, guarda, la funzione cerca verticale si fa così in italiano, perché qualcuno ha tradotto. Il sito web, perché tu vai su LibreOffice.org, vai su il tipo del LibreOffice.org e ti dice scarica LibreOffice, tutto il sito in italiano, qualcuno ha tradotto. E così via. E anche i materiali di marketing, gli adesivi, le locandine, i fogli di volantini, magari sono in inglese, magari sono in tedesco, sono in spagnolo. Quality assurance. Questo significa assicurare qualità, tradotto brutalmente, perché non è proprio una bella traduzione. E cioè far sì che il programma sia funzionante, affidabile, ok? Ti posso affidare di quel programma. Come si fa? Riportando i bug, cioè io trovo un bug nel sistema, apro una segnalazione e dico guardate, qui sta cosa non va come dovrebbe, secondo me, ok? La prima cosa da fare, non a caso l'ho messa per prima, bug tracking, che significa, prima di iniziare a segnalare bug, sarebbe bene fare la verifica di quelli che sono già stati segnalati. Perché? Perché impari a segnalarli a tua volta. Cioè, se tu da zero provi a mandare la segnalazione di bug, ci riesci pure magari, però magari qualcuno ti risponde, sì, però dovevi fare così, così, colà, non hai seguito il protocollo, no? Allora, la prima cosa da fare è, vai a vedere i bug che hanno segnalato gli altri e prova se sul tuo computer quel bug è presente. Perché? Perché un bug potrebbe essere di LibreOffice, ma anche no. Cioè, magari il programma si comporta in un modo, diciamo, perché il computer tuo che è infetto, che ne so, oppure c'hai una libreria che c'è un problema tu. E allora, a cosa serve il bug tracing? Qualcuno segnala un bug e le persone, si spera, vi invito a farlo, vanno a provare se effettivamente sul loro computer, sulla loro installazione che il bug si verifica e si crea una statistica. E già deve essere 9 su 10, dicono me lo fa, allora bug. Se 9 su 10 dicono me lo fa, è un problema tuo. E altre attività che sono segnate qua. Design, questa è una figata estrema che un volontario ha applicato. Cioè, tenete presente che c'era la richiesta di questa nuova funzione dal 2011, stava là, nel bug reporting system. L'ho guardato ieri sera, perché me la c'era a morire. Cioè, è stata lì una lettera morta per un po' di discussione, ogni tanto qualcuno dice, vabbè, niente, ma faremo così, voilà. Quest'estate, un ragazzo, non so se dove era, si è americano, vabbè, Jim Borowski, qualcosa che finisce Borowski, ha implementato questa cosa. Cos'è? Quando tu usi gli stili, cosa che vi invito fortemente a fare, perché la videoscrittura uguale stili, ok? Puoi attivare questa funzione che ti evidenzia quali stili hai usato nei vari paragrafi, cioè nell'interno del testo, per l'utente medio che fa la letterina delle pagine è totalmente inutile. Per chi fa videoscrittura seria è di una importanza fondamentale. Perché devi vedere il documento sia pulito, strutturato bene e non ci abbia senza serie. Questo qua l'ha fatto da solo,
si è messo là e ha detto va bene così? E ha risposto, vai, farei qualche... adesso va bene? Sì, boh. La versione 7.6 del preoffice è disponibile per questa funzione. Cosa potete fare con design, quindi? Potete fare modelli di documenti che possono servire a tutti. Cioè, il certificato di prima, no? Fatto il certificato tipo, lo hai lasciato come template per tutti. Le serve il certificato che è tabello. L'interfaccia utente, vedete queste icone, no? Perché sono troppo piccole, le raggiungo, però insomma è un set di icone, ma l'interfaccia ha tanti set di icone. E poi quei temi scuri, che fanno tanto che anche io utilizzo, come vedete, ma che problemino c'è? Perché è una novità il tema scuro, e quindi le icone erano tutte fatte per i temi chiari, e sui temi scuri fanno un po' schiaffi. Cioè ce l'hanno adattati, però non sono nate sul tema scuro. Poi le finestre di dialogo, dicevo, gli sposta pulsanti da qui a qui, insomma, vabbè. L'infrastruttura, molto rapidamente, noi abbiamo una quantità di software server-side impressionante, questi sono soltanto alcuni. Bugzilla è il software che vi serve per riportare il bug, quello che diciamo poco fa, che vorrei far vedere se c'è tempo, ma per dire. Gerrit è per approvare i patch, cioè quello lì ieri, no? Ha fatto un copy, si diceva, ha fatto una modifica al codice e poi ha messo Gerrit al voto. E la gente ha detto sì, boh, approvata, fa parte di una prossima versione di libero. Non è stato tutte quante, ma Wiki penso che immaginate cosa sia. Tinderbox è un sistema che tutte le notti europee, precisiamo, non a terra, ma certo, ve la dico, tutte le notti compila LibreOffice su tutte le piattaforme possibili. Windows a 32, Windows a 64, macOS, Linux, Arc, Linux, Ubuntu, Linux, la quantità su ARM, su Alpha, perché LibreOffice è anche multipiattaforma. Mi sto annoiando? Sì, perché voglio chiacchierare. Vabbè, c'è una grossa differenza tra Microsoft Office, per esempio, e LibreOffice, che Microsoft Office è disponibile solo per la versione desktop. È disponibile solo per Windows e macOS. Windows, cioè, e per Linux non c'è. Però se voi usate Word per Mac, Word per Windows, e vi scambiate i documenti, non è che sia perfetta la compatibilità. Stesso programma, in teoria, stessa casa, fate un documento su Windows, lo passate su Mac, e poi vedete quello che esce fuori. Ecco, LibreOffice gira su Linux, su Windows, su Macintosh, ma anche su altre piattaforme, su Raspberry, girava per tutto ed è esattamente lo stesso, perché il codice è proprio quello, ha il documento, si vede uguale per tutto, font permettendo, ovviamente. Vabbè, questo è per le traduzioni, questo è il sito web, questo è per organizzarci noi. Nextcloud, se non lo conoscete, è una figata estrema, è tipo Dropbox dell'ennesima potenza. E qui cosa serve qui? Tutti questi sistemi stanno su dei server, ma i server vanno aggiornati, mantenuti, fissati i bug, come che bella. Quindi qui servono sistemisti, per esempio. E poi vediamo a codice. La programmazione si può iniziare con delle macro, che è la cosa più banale che si possa fare, che io sostanzialmente adoro. Ma secondo me molto spesso c'è un abuso delle macro, perché non usare le macro anche quando non servono. Quindi io le considererei un buon percorso per imparare a programmare dentro LibreOffice, sì, ma poi usate perché meglio usate. Dalle macro si passa alle estensioni, già è meglio perché per me è un progetto a sé stante, lo installo come stato. E poi ci sono gli easy hacks. Gli easy hacks sono dei compiti semplici, dei bug semplici da fissare, delle cose facili che i programmatori seri fanno sempre quella. Anzi, a me, per me è una stupidaggine, non ci metto neanche tempo. Invece, per uno che inizia oggi a programmare LibreOffice è perfetto, perché è una cosa semplice, di fatto, e non ho avuto davanti a me un muro impenetrabile, bensì una piccola collinetta, lo scavalcato, sono contento, la prossima sarà più alta e così via. Ci sono delle hack fest, organizzate online o anche di persona, e ci sono anche dei workshop gratuiti che facciamo dove si insegna a programmare in C++. Vi vuole qui, quindi la creatività ci sta? Sì, ma c'è tempo per usare. Vabbè, poi. Vabbè, una cosa molto rapida. Vedete qui, chiaramente il Sergio non alza, ce lo leggo io qui, figuriamoci voi. Però sappiate che qui è stato un caso particolare in cui ho trovato un bug.
l'ho segnalato e 8 ore e mezza dopo era stato fissato. È stato un caso, infatti l'ho pubblicato, fatti i post, perché noi siamo volontari, quindi non è che nessuno costringe qualcun altro, dice, oh, c'è quel bagno, fissalo. No, tu lo segnali, se qualcuno ha voglia lo sistema, se no rimane là, voglio dire, tutto spazio volontario, quasi. Ultima cosa, poi mi taccio. Se e quando diventerete, io ve lo auguro, membri della nostra community in maniera assidua, cioè una volta fai due lezioni e ho finito, ciò basta, no, ma ogni, anche forse una volta al mese c'è qualcosa, va bene, potreste chiedere la membership, cioè diventare parte della fondazione e quindi votare per la dirigenza o farvi votare, come sono io. Io, a parte l'Italia, la società italiana, io sono vicepresidente del membership committee, che è uno dei due organi di governo della fondazione stessa, ok? Questa cosa, oltre a sentirsi ambasciatore, tutte queste belle cose, curriculum, cioè io faccio parte di The Document Foundation, attenzione, non è proprio una banalità, è come se faceste parte di una multinazionale. Cioè, parliamoci chiaro, noi parliamo tutti di volontariato qui, ok? Ma dal punto di vista di mercato, dopo Microsoft Office c'è LibreOffice, capite? Come market share, si dice, cioè come diffusione su desktop, c'è Office e poi c'è LibreOffice, poi tutti gli altri. Quindi fa parte di questo progetto, come dire, con la Microsoft, o quasi, fa curriculum. E può diventare un lavoro, come dipendente della fondazione, perché ogni tanto assumiamo, come collaboratore esterno, che è quasi la stessa cosa, come imprenditore del settore, eccomi, io anche l'altro giorno ho fatto un corso di formazione, o come dipendente di aziende coinvolte nel progetto. Ho finito, sì. Mi raccomando, restituite il favore. Anzi, iniziate a usare LibreOffice, che era una cosa. E per chi già lo facesse o quando lo farete, pensate all'idea di dire, oh, ma sai, c'è questo bel software, fa tutto, funziona bene, è gratis. Potreste anche donare soldi al progetto, ma io preferisco il tempo, è più prezioso il tempo dei soldi. Grazie. Di Marco Esposito, che è ricercatore presso il Ministero di Novart presso la Sapienza Roma, che ci spiegherà la riconoscibilità del software di ISO e la ricerca di intelligenza artificiale. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi non vi parlerò nel dettaglio degli aspetti tecnici della nostra ricerca, in particolare io lavoro con Leonardo alla Sapienza e adesso invece sono ricercatore anche a Napoli in Francia. Vi parlerò piuttosto di come il software libero è fondamentale per la nostra ricerca e in generale qual è la sua importanza nella ricerca di intelligenza artificiale. Prima di tutto, cos'è la riproducibilità? Riproducibilità è un termine cappello, termine generico, che è entrato a parte del nostro linguaggio per indicare in realtà concetti un po' diversi. Questi sono termini e definizioni che vengono dall'ACM, che è la Association of Computer Machinery, che sono ripetibility, reproducibility e replicability. Cos'è la ripetibilità di un esperimento? Prima di tutto parliamo di ricerca in intelligenza artificiale, ma la ricerca informatica di solito ha come punto di caduta sempre il software. Noi alla fine, sebbene non siamo sviluppatori di software, alla fine implementiamo le nostre tecniche, i nostri metodi e produciamo software. A questo punto, una volta che un ricercatore ha prodotto del software, questo software va eseguito, si vengono prodotti dei risultati, vengono analizzati i risultati e sperabilmente vengono tratte delle conclusioni con valore scientifico. Okay? Quindi che succede? Leonardo
sviluppa un software, propone alla comunità scientifica un risultato scientifico, dice questo metodo è un buon metodo per risolvere questo problema, per esempio una rete neurale di un certo tipo è un buon metodo per interpretare il linguaggio naturale. Rispetto a cosa succede? La comunità scientifica tutta si chiede, ma è vero che questo metodo funziona? Come facciamo a verificarlo? Uno dei passi fondamentali è cercare di riprodurre gli esperimenti. Ora, riprodurre gli esperimenti e quindi riprodurre i risultati, ma ci sono diversi ambienti, diverse condizioni. Il primo è se le stesse persone provano a ripetere i propri esperimenti sullo stesso ambiente, con le stesse macchine, nelle stesse condizioni e per gli stessi scopi con cui il software era stato utilizzato inizialmente. Questo è, diciamo, il livello base della riproducibilità, si chiama ripetibilità, ed è fondamentale. Dopodiché si passa alla riproducibilità, in cui altre persone, diciamo, in contesti analoghi, con lo stesso hardware, per gli stessi scopi, provano a riprodurre i risultati scientifici degli altri. Questo già è più difficile, perché per esempio una persona che non ha sviluppato il software deve avere delle informazioni, delle istruzioni per essere istruito come generare questi risultati e come interpretarli anche i risultati. E poi c'è la replicability, che diciamo è il livello più difficile, il livello più alto, in cui non solo il software di ricerca viene replicato, vengono replicati i risultati, ma è anche possibile farlo in contesti diversi, magari su macchine diverse, su un supercomputer diverso, ma anche per scopi diversi, quindi si prende il codice e lo si modifica, lo si adatta a scopi diversi, per esempio il chatbot è stato utilizzato per risolvere un problema di, non so, interazione con gli utenti per un prodotto che deve venderti qualcosa, si vengono riprodotti i risultati e viene riconfigurato, ripensato in realtà, per risolvere un problema nuovo, per esempio, non so, chiedere per esempio un film a Netflix. Ora, perché è importante la riproducibilità? Per diversi motivi, un po' è importante per noi sviluppatori, un po' è importante per gli altri. Diciamo, per gli altri è più immediato, per esempio, se abbiamo dei colleghi con noi in azienda o dobbiamo istruire qualcuno, abbiamo degli studenti, degli alunni, eccetera, beh, se il software è riproducibile, vuol dire che come ha funzionato per me può funzionare per tutti, l'istruzione degli altri è molto più immediata. Okay? Non devo insegnare il comportamento di ogni singola parte del mio software, ma posso, diciamo, dire, guardate, il software si fa così, qui è spiegato come si riproducono i risultati, fatelo. È importante per la comunità scientifica, come vi ho detto, perché l'intero processo di peer review, la revisione da pari dei risultati scientifici, è alla base della ricerca scientifica. Noi non ci fidiamo dei risultati dei ricercatori, non ci fidiamo neanche dei nostri risultati stessi, per cui vogliamo andare a verificare che quello che propongono i ricercatori sia effettivamente vero. E quindi la riproducibilità dei risultati qui svolge il ruolo fondamentale. E il mondo stesso, perché a questo punto, una volta che il nostro software è riproducibile e sperabilmente disponibile a tutti, diciamo non ci sono più orizzonti. Una volta che noi abbiamo pubblicato il software con le istruzioni per il prodotto, può arrivare ovunque. La riproducibilità però in qualche modo aiuta anche noi stessi, e questo vale sia nel mondo della ricerca, vale anche nel mondo del lavoro, vale anche nello studio. Perché immaginate che voi avete svolto un progetto come quello dei vostri compagni. Bene, voi avete svolto tutta una serie di passi che vanno dalla raccolta dei dati iniziali, in questo caso a fare delle foto, a progettare il sistema, a effettivamente dare i dati ai singoli step del sistema, a prendere i risultati, ad analizzare i risultati. Ecco, se voi avete progettato dalla base un sistema che sia, non so, perché sia riproducibile, in realtà è l'intero flusso di lavoro che deve essere riproducibile. Quindi voi avete la consapevolezza che quello che avete fatto una volta non potete dimenticarvelo, non potete dire
utente. Ah, visto che ho questi risultati, chissà come sono attivato, chissà se sono giusti, no? Perché potete in qualche modo avere una visione insieme su tutto quello che avete fatto. E quindi anche questa fiducia nei risultati. Prima di tutto, per poter pubblicare i risultati come poi degli altri, bisogna essere consapevoli di noi stessi del funzionamento, altrimenti la credibilità va a farsi benedire. E il prototyping, in realtà, applicato sul prototyping, beh, un'idea in testa, dico, chissà se funziona. Voglio creare il più velocemente possibile una piccola prova che mi dimostri che quello che ho fatto ha speranza. Beh, se il mio intero flusso di lavoro che comprende del software e dei dati è riproducibile, vuol dire che io posso anche prendere dei pezzi, adattarli e velocemente, quindi funzionano perché è riproducibile, funzionano e posso subito arrivare a un piccolo prototipo. Questo nella scienza è fondamentale, ma anche nel lavoro, ma anche nello studio. Se dovete aggiungere un pezzo nuovo, beh, lo fate a partire da quello che avete e è garantito funzionare. Nella comunità scientifica, ma anche nelle aziende, il software riproducibile ottiene maggiore visibilità. Questo, per esempio, è il mondo della ricerca ormai è noto, diciamo, sono anche gli studi famosi, che una volta che si pubblica qualcosa, si pubblica uno studio scientifico, se quello è riproducibile, automaticamente la gente si fida di più, tende a citarti di più, tende a lavorare di più su quel campo, che diciamo è un punto di partenza non banale. E poi ricordate che di pensare a voi stessi per 3 anni, ma anche meno, per 1 anno, se il software è complicato, come una persona completamente diversa. Vi chiederete, ma sta lì che codice, da dove viene? Ma come ho fatto a generare quel grafico? Ma come ho fatto a fare i vari step del mio processo? Non vi ricorderete più nulla, se quello che avete fatto è abbastanza complesso, e quindi dovrete avere un modo per gestire quello che avete fatto, per fare in modo che prima che gli altri facciano qualcosa, col vostro software voi stessi potete riutilizzarlo. Ora, nel mondo dell'intelligenza artificiale, quello di cui ci occupiamo, diciamo il problema è che lo metto molto ad alto livello. Come funziona? Beh, abbiamo una descrizione del problema generica, abbiamo dei dati, solitamente, non sempre, e abbiamo la configurazione che può essere come l'utente vuole utilizzare il sistema. L'intelligenza artificiale, che è in realtà una macro grande informatica che raggruppa moltissime tecniche, ne può utilizzare alcune, per esempio il ragionamento logico, simbolico, l'addestramento di modelli di machine learning, l'ottimizzazione, la predizione con questi modelli appresi, un mix di queste tecniche per produrre dei risultati. Per esempio, riesco a effettivamente a distinguere la malattia muscaria dai vaccini, e delle statistiche di performance che possono essere, riesco a farlo con 93% di altri test. Ok? Bene, in questo mondo dell'intelligenza artificiale, come vi ho detto, non è importante solo di produrre risultati, ma se vogliamo essere protetti scientificamente, dovrebbe essere possibile dimostrare come ci siamo arrivati a quei risultati. Che non è che ci siamo svegliati la mattina, abbiamo detto forse così, o faccio dei tentativi a caso, a questo punto mi hanno poi dei numeri, 93%, di perfetto lì, questo funziona. No, questo non è scienza, noi vogliamo di produrre anche il come. E in questo ci aiuta anche a riprodurre non solo gli esperimenti di nati, ma tutto lo storico dei nostri esperimenti. Questa è veramente la riproducibilità. È difficilissima nella pratica, ma questo è. Nel machine learning, sempre immagine ad altissimo livello, di solito il problema è più o meno questo, cioè ci sono dei dati, sempre la configurazione, e si vogliono ottenere dei risultati a partire da quei dati usando la predizione. Beh, quali sono i problemi qui? I problemi qui, come diceva il professor Giuffrida prima, sono i dati liberi, prima di tutto, perché mentre il funzionamento del software, il funzionamento algoritmico, di solito viene pubblicizzato, può essere prodotto, la parte difficile sono i dati. E ovviamente anche il processo deve essere
nodo e la, il software deve essere disponibile perché arriveremo al software libero. E anche c'è un altro problema. Sapete che statistica dice che se voi torturate abbastanza qualsiasi dato, prima o poi vi dirà quello che volete sentirvi dire. Questa è la statistica, funziona così. Per cui, diciamo, io posso fare uno studio scientifico prendendo i dati che mi interessano per arrivare a dimostrare qualsiasi cosa. Posso dimostrare che il caffè fa bene, il caffè fa male, che venire a Venus Day mi fa bene, a diabete, eccetera. Questo si può fare statisticamente se non si è etici. E la riproducibilità del software aiuta in questo, perché tutti gli altri possono riprodurre i vostri risultati e analizzare i vostri set. E voi dovete fare lo stesso piano. Quindi sperare che nel mondo, diciamo, la pseudoscienza vada a scomparire. Ora, domanda, software come ChatGPT e la ricerca che c'è dietro al software come ChatGPT, e non dico questo perché quella l'hai fatta, è veramente riproducibile? Questa è una risposta che, la risposta qui è difficile, ma ci sono diversi punti. Uno, i dati non sono veramente liberi, ci sono numerose cause in corso su quali fonti testuali sono state utilizzate. Per esempio, i giornalisti si lamentano moltissimo perché un giornalista lavora con una testata, scrive degli articoli e poi però che una multinazionale guadagni con un software addestrato sugli articoli, lui non è d'accordo perché giustamente non è pagato per quello. E in più, per un ricercatore, in realtà per questo tipo di software è impossibile riprodurre i risultati. Perché? Perché abbiamo bisogno, per esempio, di migliaia di schede video che costano migliaia di euro l'una, dove abbiamo bisogno di un data center intero. E la stessa cosa che nel mondo della fisica si discute da decenni, che sarebbe i risultati dell'acceleratore di particelle che sta a Ginevra sono riproducibili? Eh sì, se ti costruisci un acceleratore di particelle da miliardi di dollari, lo puoi riprodurre. Questa non è la vera definizione. Ora, nel mondo della ricerca spesso si usa software che non sia libero. Cosa vuol dire software non libero? Tra le altre cose vuol dire che nel mio processo del software un codice proprietario o con licenza a pagamento ed è possibile riprodurre una ricerca se c'è del codice a pagamento, del software a pagamento lì dentro. In realtà è quasi impossibile farlo legalmente di solito. Se invece la licenza è gratuita, sì, però non possiamo guardare dentro il codice, non possiamo garantire che effettivamente il funzionamento sia protetto se ci sono delle copie sotto. Con software open source è già più facile, diciamo, di solito la ricerca diventa riproducibile, diventa verificabile, ma non essendo libero il software, quindi distribuibile liberamente, gratuito, modificabile liberamente, questo non aiuta la ricerca avanzata. Quello che noi vogliamo nel mondo della ricerca è che la ricerca avanzi. Che avanzi per noi, facendo avanzare noi, che avanzi avanzare gli altri dopo di noi. Dunque, gli strumenti che usiamo noi, diciamo, questi vengono dalla nostra esperienza, sono tutti strumenti che fanno parte della galassia del software libero. Vedo alcuni, Git, sistema di versioning, utilizzato non solo per tenere traccia del codice, ma andrebbe usato anche per tenere traccia degli esperimenti. In un caso io devo addestrare una rete neurale a riconoscere i funghi, beh, non è che la prima volta che ci trovo ci sono. Però dal punto di vista della riproducibilità è importante che ogni tentativo sia tracciato nel tempo e i risultati che produco siano riconducibili a una certa versione del software. Questa è la vera riproducibilità e Git aiuta in questo. L'automatizzazione del processo, per esempio, bravissimi i nostri compagni, il loro processo, non essendo interamente software, non è pienamente così eseguibile perché c'è una variante umana che deve ricordarsi di fare i vari step, prendere il telefono, aprire l'immagine del fungo, metterlo davanti alla videocamera, ok? Quello che vogliamo nella ricerca per essere pienamente rigorosi è automatizzare tutto. E questo si può fare, essendo, diciamo, rigorosi noi,
con degli script a cascata. Io, nei nostri esperimenti, per esempio nella nostra ricerca scientifica, noi alla fine produciamo uno script in Python, di pochissime righe di codice, che rigenera da zero tutti gli esperimenti e tutte le figure. Quindi se tra 10 anni la NATO perde la memoria, ricomincia a fare ricerca con noi, saprà perfettamente ricondurre ogni figura agli esperimenti e dati usati, diciamo. E questo ha un valore che ovviamente hai fatto dormire stanotte con gli angeli. Noi lavoriamo 100% delle volte usando i container. Spero, spero che i container sono come le macchine virtuali leggere, okay? Possono contenere il vostro codice e l'ambiente in quale deve girare. Ormai è lo standard, è obbligatorio in molte sottocomunità scientifiche, soprattutto quelle con note riguardo alla biologia. E ovviamente i container vengono utilizzati con sistemi operativi Linux. Perché? Perché nella scienza, diciamo, utilizzando software libero, vogliamo anche basarci su software libero a partire dal sistema operativo, e anche perché questi software, diciamo, supportano tutti i processori, una vostra ricerca. Il sistema operativo supporta tutto. In casi più semplici, anche un semplice notebook Python è qualcosa che vi riconduce a un flusso di lavoro riproducibile, no? No, semplicemente scritto delle istruzioni su terminale, una dopo l'altra, ma ho riprodotto il risultato anche scrivendo le istruzioni. Secondo me questo è il modello più semplice di riproducibilità. E poi, per esempio, ci sono dei gruppettissimi che generano automaticamente dei report, per esempio in formato PDF, a partire dal vostro codice, o a partire dal vostro codice di dati e risultati. Quindi queste cose ormai a giorno d'oggi stanno anche automaticamente. Ora vi parlerò molto velocemente, molto ad alto livello, di due casi di studio della nostra ricerca e vi farò capire come sono basati sul software libero e come sono riproducibili. Noi generalmente lavoriamo su diversi campi, tra questi c'è la medicina personalizzata nell'informatica, perché l'informatica da sola serve fino a un certo punto dovremo applicarlo al mondo. Ecco, uno dei campi più entusiasmanti al momento è quello della medicina personalizzata. Com'è possibile, come si collegano i due campi? Beh, la comunità scientifica, nei decenni, capisce come funziona il corpo umano, per esempio capisce tutte le reazioni chimiche che avvengono nel corpo umano, e le modella matematicamente. Quindi noi alla fine, da questa matematica, otteniamo dei software. Per esempio, dei software che vengono chiamati Virtual Patient Model, cioè dei software che hanno dei parametri, dei numeretti, che corrispondono, ogni insieme di questi numeretti corrisponde a una persona, diciamo, corrisponde a, per esempio, nel nostro caso, all'evoluzione di un tumore in una persona. Ora, data una terapia, e questo software, noi possiamo simulare come il tumore cresce o decresce nel tempo. Questa ha un'importanza fondamentale, perché noi invece di testare il farmaco sulla persona, noi possiamo prima capire quella persona come è fatta e simulare esattamente. E questa si chiama medicina personalizzata e noi l'abbiamo utilizzato per trovare la terapia migliore, dove migliore vuol dire che ha l'efficacia più alta possibile, ma anche che sia il meno tossica possibile, che usi meno farmaco e sia più meno invasiva possibile. Questo ha dei risvolti sociali e economici incredibili. Quindi l'intelligenza artificiale entra come ottimizzazione, in particolare l'ottimizzazione black box. Questo è un articolo tra quelli che abbiamo pubblicato recentemente. Qualche risultato, rispetto alle terapie che vengono date oggi ai malati, questo è il cancro al colon retto, che è uno di quelli aggressivi che colpisce milioni di persone ogni anno. Il nostro software produce delle terapie che hanno più del 10% in più di efficacia rispetto a quelle standard, ma usano meno del 20% del complessivamente dei farmaci usati nelle terapie standard. Perché? Perché la terapia standard deve funzionare in posto tutti, quindi bombarda i farmaci. Invece la nostra è personalizzata sulla persona.
persona ed è ottimizzata, per cui funziona meglio, funziona più velocemente, funziona meno facile. L'intero progetto è svolto con software libero, che diciamo la complessità qui è molto alta, per cui il software libero non è una limitazione, anzi, ci permette di fare tutto quello che vogliamo, è pienamente riproducibile a partire dal modello fino a, ai grafici, diciamo, fino proprio ai grafici che fanno vedere come sono andati i nostri esperimenti, quindi non solo gli esperimenti stessi, ma anche l'analisi è riproducibile. È basato su modelli e dati sia in input che in output che sono in formati standard, e quindi che succede? Che non solo noi possiamo riprodurre i nostri esperimenti, ma la nostra ricerca, essendo basata su software libero e su formati liberi, può essere integrata nella ricerca degli altri. Quindi è un mattoncino in più nel mondo della ricerca di tutto il mondo, tutti gli altri. E in questo caso è basato unicamente su software libero. Questo non è sempre possibile. Noi abbiamo altre linee di ricerca, per esempio quella della verifica formale di sistemi. Questa è un'immagine di un sistema simulabile della trasmissione automatica di un'automobile. Okay, questo sistema, voi potete simularlo, in base a come ha guidato l'utente, vi fa vedere, controlla come cambiare le marce e voi potete vedere, per esempio, come cambia la velocità nel tempo, l'accelerazione. Il nostro task qui è quello di verificare formalmente, cioè usando la matematica, che questo sistema funzioni sempre bene. Ora, che quello funzioni bene, noi lo definiamo correttamente usando anche qui logica matematica. E questi sistemi sono chiamati cyberfisici, non conoscevo il termine physical computing, ma è lo stesso discorso che facevano i nostri compagni, cioè sono sistemi software che interagiscono con una parte fisica, in questa parte è chiaro, no? C'è questo sistema di controllo delle marce, che è automatico, che poi interagisce con la vostra automobile, che è la parte fisica. E qui la parte di intelligenza artificiale nel nostro lavoro era sia di machine learning che ancora di ottimizzazione. Cosa abbiamo fatto noi? Sempre questo articolo con Leonardo, volevamo effettuare la verifica di questo modello, quindi dimostrare per esempio che con questa trasmissione automatica i giri del motore non schizzassero mai oltre una certa soglia, ma praticamente così, no? Però questo richiede simulazioni di questo modello. Le simulazioni di questo modello prendono tempo. Ogni simulazione, diciamo, in questo modello no, ma in certi casi può prendere 10 secondi. Se ne dovete fare milioni, ci morite. Quello che abbiamo fatto è effettuare la verifica su un modello semplificato, appreso dai dati utilizzando una simulazione. Quindi invece di fare lo sforzo di simulazione, noi apprendiamo una versione semplificata e lo sforzo di verifica lo facciamo sulla versione semplificata. Che succede? Che risparmiamo in totale più del 95% del tempo. E anche qui il software è disponibile, il nostro, però si basa su software non libero. Quello della figura di prima viene da MATLAB, che è proprietario, sebbene esista la versione del linguaggio Octave che sia che è libero, non include minimamente tutte le funzioni che servono nell'industria. Ci sono delle alternative che noi cerchiamo di spingere pochissimo, ma diciamo che l'industria usa software proprietario, nella ricerca bisogna un pochino anche attenersi a questo. E la parte bella di questo discorso, che usa anche il machine learning, è che, vi ricordate prima, diciamo, i dati non liberi sono un problema, perché tu mi puoi fare il tuo algoritmo, me lo puoi spiegare benissimo, ma se poi non ho i dati sul dataset estratto, perché sono uomini, nascondi, video infusi, eccetera, è tutto inutile. Nel nostro caso invece i dati li generiamo noi, quindi è riproducibile per costruzione. I dati sono le simulazioni stesse del sistema. Per cui diciamo è un modo per fare il machine learning in modo riproducibile per costruzione. Inoltre, diciamo, parliamo di intelligenza artificiale, ci accendono subito degli allarmi che ci dicono io non so se mi fido tanto. Ecco, quello che abbiamo fatto noi, perché veniamo dal mondo dei metodi formali, informatica, cioè quelle tecniche che usano la matematica per dimostrare che le cose funzionano, noi abbiamo fatto la certificazione formale di questi modelli. Cioè non solo noi apprendiamo qualcosa che funziona bene in media, ma diamo delle garanzie che questa cosa funzioni sempre
diciamo, a un certo livello di potentezza. E questo ha delle conseguenze molto belle, diciamo. Si bilancia un pochino di più di quello che viene dalla scena. Quindi in generale vedete che la riproducibilità serve a noi come sviluppatori, serve a voi, serve al mondo per tirarsi, e questo è fondamentale, la riproducibilità uguale fiducia in questo caso, perché diciamo con tutto questo flusso di ricerca, iniziativa, di tecnologie nuove, a un certo punto diciamo ma è possibile fare tutto, il contrario di tutto come è possibile, invece la riproducibilità aiuta nella riesce a far crescere la fiducia. E non te vi ricordo, tutto questo è possibile solo grazie al software libero. Se non avessimo Linux, se non avessimo Git, eccetera, tutto questo sarebbe inutile, impossibile, e saremmo ancora là. Ok, grazie. Specifico, visto che siete informatici, di tutti gli ambiti, di tutte diciamo, le possibilità che abbiamo di contribuire a LibreOffice, io ho individuato una che spero sia applicabile. Quindi vorrei un volontario barra, una volontaria o un volontario fate voi, che così facciamo un test, diciamo, proviamo a fare. Okay. Dai, forza! Magari non sempre i soliti, dai, qualcuno... Tu! Cioè, no, scusa, non devi... Un applauso! Simone Pellucci! Simone Pellucci! La rete di Monica Pellucci? Magari! Allora, questo sito è... quello per sottomettere i bug, diciamo, per riportare i bug su LibreOffice. bugs.documentfoundation.org, ok? E fin qui. Adesso io vado a fare login con il mio account. Come vedete, una bestialità, mi sto liberando. Tutto questo. No. Grazie, arrivederci. Adesso io vado su My Bugs, cioè quelli che io ho sottomesso recentemente. Eccolo qua, questo qui l'ho messo. No, l'ultima modifica è di venerdì scorso. Andiamo a vedere questo bug. Guardate. Il componente di LibreOffice è Writer. Io l'ho riscontrato nella versione 7.5.2.2. Ok? Andiamo a vedere, è già stato, vedete, analizzato da qualcuno. Allora, questa è la mia sottolineazione. L'esercizio che ora Simone farà, fai tutto tu. Vai, apri, sei tra il punto. Allora, intanto lavori quello, bravi, perfetto. Allora, adesso, quindi qui c'è una lista. Per favore, attenzione, questo è come si fa il try-edging. Try-edging è un termine mutuato, è mutuato diciamo proprio da, tipo, dal pronto soccorso, no? Quando tu arrivi lì che c'hai senza parole di fare il try-edging, che c'ha sto malato? Io ho scritto
Ah, questo campo richiede l'inglese, perché tutto il mondo, cioè non è che possiamo scrivere la parola, non ci capisce nessuno. Ma, quindi, spero che voi non sia un problema. Tu me la dai, ragazzi, secondo me? Bene, grazie. Leggi. Vai. Set to represent the bug. What? Overwriter? Overwriter. Writer of the overwriter. Avanti. To press F12 to insert another list. Allora. Spike, fallo. No, no. Allora, questa era lo spunto. Tranquillo, non devo dire legge, però non è la prima volta che capita. Prendi F12, cioè, sulla tastiera ci sono dei tasti, la F1, F12, diciamo, tasti funzionano. Però non è così scontato. Vabbè, l'ha fatto. Vedete cosa è successo? Documento di testo si è aperto, cioè abbiamo fatto F12 è comparso 1 punto. L'elenco numerato, no? Cosa dobbiamo fare oggi? Uno, lavarsi, due, vestirsi, tre, ok? Bravo. Perfetto. Allora, continua a leggere, punto 3. Vabbè, anche se lo leggi, punto 2. Scrivi qualcosa, premi Enter, invio, e poi scrivi qualcos'altro nel secondo punto. Allora, cancella la F e scrivi qualcosa, quello che fare. Cazzo, invio, scrivi qualcos'altro, il secondo punto è questo, perfetto. Per me è scritto casa nostra, è scritto cosa nostra, perché e che tutt'accia cosa, che problema di Paese, e i ciaffi. Vabbè, questa è il mio, questa è la. Allora, punto 3 abbiamo fatto, punto 4, scusate, quello che vedete qui, in genere lo chiamiamo monkey list, cioè la lista della scimmia. Perché? Non perché è una scimmia. No, perché anche una scimmia deve essere in grado di riprodurre, e torniamo al tema di prima, la riproducibilità. Marco si chiamava, Marco, il ragazzo di prima, siamo Marco Fiori. La riproducibilità, come Marco insegna molto bene, devo dire, io devo vedere, oh ragazzi, per favore, devo vedere se questo bug lo fa solo sul computer mio o anche su altri. Quindi devo fare una lista a prova di scimmia, okay, fai questo, fai quello. Perché deve essere a prova di scimmia? Perché non devo andare da quella gente. Cioè, non deve essere proprio immediata, ok? Fai questo, fatto, veloce, via, un altro. Allora, la monkey list al punto 4 ci dice vai a bullets and numbering, in inglese, settings, tramite il menu formato o attraverso la barra degli strumenti. Allora, sul menu formato... Qual è la barra degli strumenti? La barra degli strumenti è questa. Queste sono le barre degli strumenti. Una... Questa è la barra standard, per favore silenzio. Questa è la barra di formattazione, ci sono altre barre che si possono, tipo questa qua giù, vedete che si è attivata. Questa si attiva soltanto quando lo fai puntare, ok? Adesso se tu hai il menu formato, ci sta elenchi puntati e numerati, Simone. Basta, l'invio. Ok, l'abbiamo aperto. Poi vediamo se ho fatto bene la monkey list. On customize tab, cioè sulla scheda personalizza, incrementa il valore inizia da. Quanto te pare? Allora, trova la scheda personalizza, Simone, vai nel piano, bravissimo, perfetto. Comincia con qua. Mettece, fai più, mettece 5. Perfetto, adesso fai ok. L'hanno risolto. Oppure lo faceva solo il computer mio. Cioè, cosa succedeva? Torniamo al bug list. Ma io provavo che iniziare a fare il computer mio.
Punto 5 fatto, risultato, a me non succede niente, a meno che salvi il documento e poi lo riapri. Cioè a me cosa succedeva? Da lì ok, rimaneva 1 e 2, nonostante gli abbiamo detto parte 5, lei partiva da 1 e 2. Salvo il documento, lo riapro, parte 5. Quindi l'informazione c'è, l'ha memorizzata, ma lì per lì non me la fa vedere come dovrebbe. E invece qui, ci sua, funziona. Ah, cosa mi aspettavo? L'aggiornamento immediato del layout, cioè della visualizzazione del documento. Cioè io volevo, quando do ok, cambia e parte da 5. Cosa che qui ha fatto. Allora cosa facciamo adesso noi? Andiamo su, passo aiuto. Informazioni su LibreOffice. Perfetto, vedi che qui c'è un pulsantino con... Ah, è 7.4 questo, più vecchio. Bene, comunque un'informazione importante anche questa, perché adesso noi scriveremo sulla versione 7.4, che è precedente alla mia 7.5, non lo faceva. Quindi è un'informazione, perché tra la 7.4 e la 7.5 si è rotto qualcosa. Perché quello che succede, vai, copia qui, premuto, perfetto, torniamo a browser, andiamo in fondo, vedete qui già qualcuno ha commentato, a me non me lo fa, quest'altro invece dice, a me me lo fa, quest'altro dice, sembra che il problema è andato dalla 67.5, vedete? Poi qui qualcuno, io, ho scritto, ci ho provato pure un'altra distribuzione Linux. Ah, prima abbiamo parlato di distro, Leonardo, mi sembra, detto distro significa distribuzione Linux. Significa Linux, il sistema operativo, come caramelle, sono tutte caramelle, ma c'è sta quella la menta e c'è sta quella la fragola e quella bella. Si chiama distribuzione, vedete anche distro. Allora io l'ho provato su altre distro, sempre 7.5.2, me lo fa anche là. Questo è uno della fondazione indipendente, ha detto, qualcun altro ha segnalato lo stesso bug, ma io me ne sono accorto, io ho detto, guardate il bug 157.670 è un duplicato del 154.864. Perché? Perché magari quell'altra persona, ed è qui che bisogna imparare a fare questa cosa, per questo ho detto prima fare il tryaging, perché imparare. Perché tu magari già ti apri un bug, è così, ma magari già qualcuno l'ha segnalato. Quindi la prima cosa da fare è cercare se qualcuno ha già segnalato come bug. Se già c'è, aggiungi un commento. Okay? Allora adesso noi scriviamo. Che posso add comment? Faccio quello che scrivi, stai scrivendo io. Allora, ci scriviamo. Attempted? No, attempted. Attenta, attenta. Mi ha provato? Attenta, attenta. Sì. Questa che è Ubuntu, aspettate che la vedete. A parte che, vabbè, fa una cosa. Intanto fai incolla. Vedete, noi l'abbiamo copiato. Abbiamo fatto un copia, ricordate il tastino qua. Okay. Qui c'è informazioni sulla versione. C'è tutta questa bella roba qua, e soprattutto grazie a te ci ho messo il tasto copia. Prima tocca la fase, seleziona, copia, incolla, uguale. Quella roba lì me la ricordo di qua, e qui già c'è scritto un po' di roba, tipo che la versione di LibreOffice 7.4, Community Edition, va bene, questa è la build, questo computer ha 8 processori, bello, il sistema operativo è un Linux col kernel 5.19, e una serie della bella questa sera. È in italiano, ok? E Ubuntu Package, cioè LibreOffice, è stato impacchettato per questa distribuzione da Ubuntu, quindi questa distribuzione è Ubuntu o derivata, ma questo è proprio Ubuntu. Eh? Detto ciò, noi vorremmo già far basta. Magari diciamo una... Facciamo basta, diciamo. No, basta. Perché non è... Ora è in italiano, forse. Io
Quindi cosa ho scritto? Provato, provato su questo e funziona ancora. Ok, vai con save changes. Aspetta un attimo. Ok, scrolla fino in fondo. Voilà. Abbiamo aggiunto il commento, un'altra testimonianza su questo bug. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto bug tra agenti. Era difficile? Tu sei un programmatore, senti un programmatore esperto? Ci sei riuscito? A curiare, fai 1, 2, 3, 4, copia e colla. Non farlo senza aiuto, però. Non lo fai a casa senza aiuto. Simone è bello, ci aspetto. Però, come vedete, e concludo, non tutte le attività sono strettamente legate alla programmazione. Certo che potete farla, ma siccome il progettone, iniziamo da piccoli passi, iniziamo con cose semplici, iniziamo a fare triaging dei bug, poi faremo reportistica, cioè riportiamo dei bug, poi magari iniziamo a cercare di risolverli questi bug. Un'ultima cosa, se diciamo che compito mio, allora. Ah no, aspettate, facciamo un cerchio e vediamo, poi vediamo soltanto, scusate, non so se è questo. No, vabbè, comunque volevo farvi vedere, ma lasciamo stare. No. Guardate, per favore, adesso proviamo a fare una ricerca. Mo cerco il mio nome, però. Vediamo se trovo io. Ah, c'è il visore. No, c'è, diciamo, niente. No. Ah. Voilà. Guarda questa faccia, per favore, vedete? Questo è un file di LibreOffice XML. Cioè io ho fatto tre di questo motore chiamato Venrock, posso fare la ricerca su tutto il codice di LibreOffice. Mi ricordo 10 milioni di righe, ci ha messo niente. Chiaramente ho cercato il mio nome, vi ho detto non faccio sviluppo, quindi anzi ne vado qualcosa. Però tutto questo per mostrarvi, volevo mostrarvi qualche riga di codice, ma in questo caso perché non fai un centimetro. Vediamo underscore che basta. Così, botto una bacca, oh, guardate. Chi è? CXX, eccolo qua. Voilà. Conoscete? Sono familiare? Eccolo qua. Guardate che pure, per favore, dimostra il codice anche formattato, nel senso già colorato, no? Con le stringhe e con la tab, ed è un sito web alla fine. Ok? Vediamo quanto è lungo il file. Piccolo, dai, 329 righe di codice. Bene, quindi dalla cosa più semplice, dal bug reaging, dal bug reporting, possiamo, quando ci sentiamo pronti, arrivare a mettere mano al codice che sta lì visibile per tutti. Grazie. Sì. Allora ragazzi, grazie Gabriele. E prima di salutarvi volevo dirvi due cose. Una, volevo fare un messaggio di incoraggiamento alle ragazze presenti, perché io le ho contate 6,
Come al solito in questi casi c'è sempre scarsa partecipazione, non per qualcosa. Diciamo sempre accade questo, che le donne sono, insomma, per qualche motivo poco partecipative. Si chiama Maria, come era? Ah, ecco. Maria è piena di figurati. Ottimo, ottimo. Questo è una buona notizia. Quindi volevo solo dirvi due cose. Una, che noi donne abbiamo un modo diverso da ragionare da maschietto, ricordiamoci questo. E quindi vi suggerisco di collaborare tra voi, aiutarvi. Ok? Tanto all'obiettivo ci arriviamo lo stesso. Ok? Poi, seconda cosa, ricordo che dalle 3 alle 6 noi di nuovo saremo qui e per gli installation party, l'info point e anche eventualmente per la preiscrizione ai nostri corsi di informatica. Ragazzi, siete stati bravissimi, ho visto che comunque avete seguito abbastanza attentamente tutto quanto e vi ringrazio tantissimo e al prossimo video.